Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io mi presento per chi non mi conoscesse, sono l'avvocato Iole Lepera dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, sono consigliere dell'Ordine. Vorrei innanzitutto ringraziare i relatori che hanno accettato questo invito perché si tratta di un parterre veramente importante. Sì, sono ordini rappresentativi di varie aree geografiche d'Italia e quindi diciamo anche da nord a sud in un'ottica anche di una maggiore rappresentatività della nostra categoria. E ringrazio poi tutti gli iscritti, siete veramente tantissimi e questo dimostra anche come aveva anticipato il nostro presidente che è un tema veramente di grande attualità, è un tema molto sentito, tant'è vero che noi poi questa registrazione la manderemo sul canale YouTube del nostro Consiglio dell'Ordine e la metteremo a disposizione anche degli ordini che ce la chiederanno. Il tema, come dicevo, è molto sentito in maniera trasversale sia dagli avvocati più anziani professionalmente che da quelli più giovani. E questo è un convegno che è stato, diciamo, condiviso da, i vari ordini del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ma fortemente voluto dal nostro presidente del Consiglio dell'Ordine, l'avvocato Antonello Talerico, e anche dal presidente della Fondazione Scuola Forense, di Catanzaro, che è l'avvocato Amedeo Bianco. Io non mi dilungo ulteriormente perché, i relatori sono tanti, i temi da trattare sono tantissimi. Quindi inizierei a dare la parola per i saluti, raccomandando ovviamente a chi porterà i saluti introduttivi di diciamo, contenersi nel tempo di 3 minuti al massimo. Do quindi la parola all'avvocato Amedeo Bianco, che è presidente della Scuola Forense di Catanzaro. Grazie. Grazie Iole, grazie a tutti, buonasera. Io ho il piacere di portare i saluti istituzionali del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro e come presidente della Fondazione della Scuola Forense di Catanzaro vorrei anche portare i saluti a tutti gli ospiti di questo convegno. Convegno assolutamente importante, assolutamente attuale, a mio avviso, proprio per il tema che si va a trattare, cioè quello delle specializzazioni. Il nostro convegno in realtà ha una tematica ben precisa, che è quella della ridefinizione dei settori di specializzazione, appunto alla luce del nuovo regolamento, del nuovo decreto del Ministero della Giustizia. E ritengo però che le problematiche in realtà che poi hanno portato alla ridefinizione del decreto, del primo decreto, in realtà non siano state assolutamente superate del tutto, definitivamente. Abbiamo ancora tanto da discutere, a mio personalissimo avviso, in relazione alla disciplina del colloquio che serve ad accertare la comprovata esperienza e anche su quelli che sono previsti come percorsi formativi. Percorsi formativi che in qualche modo vedono i consigli degli ordini e vedono il Consiglio Nazionale Forense comunque quasi necessitati ad essere in qualche modo accomunati ad altre realtà. La mia personalissima idea è che la specializzazione dell'avvocato sia molto importante per aumentare la qualità dell'offerta al cliente, ma che comunque debba essere garantita innanzitutto agli avvocati una maggiore chiarezza del percorso per arrivare appunto alla specializzazione. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il pensiero dei relatori di questo convegno. Rispetto alla reale portata pratica e alle implicazioni che questo decreto avrà sulla nostra professione. Mi permetto a questo punto realmente di salutare coloro che appunto oggi discuteranno insieme a noi, l'avvocato Talerico, il mio presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, l'avvocato Antonio Tafuri, l'avvocato Vinicio Nardo, l'avvocato Giovanni De Lucca, l'avvocato Galletti, l'avvocato Malinconico, che è il coordinatore dell'organismo Congresso delle Forense, e l'avvocato Greco, che è un componente del CNF. A tutti quanti, dunque, auguro un buon lavoro e
insomma, non vedo l'ora di ascoltare le vostre idee. Grazie, grazie a tutti. Grazie Vicepresidente, io saluto tutte le colleghe e i colleghi e tutti gli illustri relatori. Sono Luciano Giacobbe, consigliere dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro. Adesso lascio la parola al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Roberto Laghi. Prego. Prendo la parola io, sono Vincenzo Gallo, il segretario dell'Ordine degli Avvocati. Buon pomeriggio. Presidente, probabilmente ha qualche problema di collegamento perché ho provato a sentirlo e non riusciva. Quindi porto io velocemente i saluti del nostro ordine. Siamo felici. Pronto? Sì. Ti Porto io sentiamo, ti sentiamo. velocemente i saluti. Volevo ringraziare il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, l'amico Antonello, per questa ottima iniziativa, soprattutto perché capita nel momento in cui l'avvocatura in generale chiede questo tipo di riforme, questo tipo di cambiamento nella professione. Ringrazio i relatori che conosco personalmente, che abbraccio personalmente, a partire da Antonino, all'avvocato De Lucca e tutti quanti gli altri. Sono sicuro che sarò velocissimo e brevissimo anche perché non ero preparato. Sono sicuro che dalle relazioni emergeranno ottimi spunti di riflessione, sia pratici che anche di miglioramento di questo regolamento che ha già avuto un iter abbastanza complicato. Saluto ancora tutti e ringrazio per questo invito a questo convegno. Grazie. Grazie Presidente. Allora ci dovrebbero essere i saluti. Innanzitutto mi presento, sono Vincenzo Amatacera, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. E, dovrebbero esserci i saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, Vittorio Gallucci. So che aveva un problema, ma è riuscito a collegarsi? Altrimenti poi appena si Vista la collegherà. giovane età, Gallucci era impegnato nel piano di vaccinazione, quindi rientrerà in un secondo momento. Lui è tra i pochi fortunati come avvocati che riesce a farsi i vaccini. Andiamo avanti con i colleghi presenti. Direi di far Grazie parlare Presidente. la collega Dina Marasco, anche per dovere di cavalleria. Va bene, allora diamo la parola alla collega Dina Marasco, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. C'è? Sì, eccola, la vedo. Allora, io saluto tutti i colleghi e ringrazio in particolare l'Avvocato Talerico e tutto l'Ordine Distrettuale per aver organizzato questa odierna riflessione. Sì, effettivamente sono l'Avvocato Talerico, parla di dovere di cavalleria, vedo che sono l'unica donna nel parterre. Di oggi, spero che in futuro, insomma, la mia categoria possa essere maggiormente rappresentata. Il tema, insomma, è stato detto anche da chi ha introdotto, è un tema abbastanza caldo, non vorrei dire divisivo, ma sicuramente è un tema che non ha visto un'avvocatura unita e compatta. Ci sono diversi approcci sull'argomento, c'è chi come l'Ordine di Milano spinge sull'acceleratore, c'è chi mostra una certa indifferenza e c'è anche chi mostra invece diffidenza o timore. È sicuramente un dato di fatto innegabile che la nostra professione, il nostro modo di lavorare, di operare è sicuramente condizionato da una società in continua evoluzione, da un mercato in cambiamento. Quindi non c'è dubbio che il mercato oggi richieda un avvocato sempre più qualificato, sempre più competente, sempre più preparato. Sinceramente, però, ritengo che pensare di puntare soltanto sulle specializzazioni per risolvere il problema della qualità all'interno dell'avvocatura, non sia sufficiente. Il problema della qualità è un problema generale, globale, che interessa tutta la giurisdizione. Io, sono abbastanza
rassegnata ai tempi biblici dei procedimenti, dei processi nel nostro paese, ma ciò che mi fa soffrire in particolare è proprio questo crollo verticale della qualità. E questo riguarda tutta la giurisdizione, quindi sia l'avvocatura sia la magistratura. Quindi ritengo che sicuramente sia importante puntare in termini di qualità, di maggiore qualità alla specializzazione, ma non deve essere l'unico strumento. Bisogna ripensare tutta la formazione, che a mio parere deve essere unitaria, di magistrati e di avvocati, partendo dai corsi universitari a quelli post-universitari, ripensare l'esame di accesso alla nostra professione, in modo che possa realmente garantire un accesso meritocratico. Detto questo, purtroppo, insomma, ecco, i saluti devono essere estremamente sintetici. Io mi sento di lasciare alla discussione una sola riflessione. Non sono, ecco, contrario alle specializzazioni, ripeto, sono un'opportunità soprattutto per i giovani avvocati che devono conquistarsi una fetta di mercato e anche e non solo, anche per coloro che effettivamente specialisti già lo sono e vogliono ricevere il famoso bollino blu. Però io personalmente faccio l'avvocato da 30 anni e interpreto il mio ruolo non tanto, non solo come diciamo, erogazione di un servizio, ma soprattutto come una missione, come presidio della tutela dei diritti. E la mia preoccupazione, sinceramente, che lascio poi alla discussione dei relatori, è che una corsa alla eccessiva specializzazione possa in qualche modo ledere quella cultura della giurisdizione che il nostro diciamo marchio diciamo il marchio è ciò che effettivamente più contraddistingue l'avvocato e la cultura della giurisdizione, la sua complessità non si può tagliare a fette così come non si può tagliare a fette il problema che la persona o l'impresa portano nello studio dell'avvocato. Ogni questione è estremamente complessa, presenta mille sfaccettature e quindi ha bisogno anche di una visione globale da parte dell'avvocato. Quindi io semplicemente mi sento dire questo, sia le specializzazioni come valore aggiunto, come quid pluris, ma che questa, diciamo, questo tema poi non vada a ledere, non costituisca una diminuzione del bagaglio dell'avvocato, quello che emerge dal nostro bellissimo giuramento, appunto. Quindi io non dico altro, non aggiungo altro, resto diciamo collegata per ascoltare le riflessioni dei colleghi, che saluto tutti. Grazie, grazie Antonello, grazie a tutti. Bene, proseguiamo con i saluti, quindi io darei la parola all'avvocato Tommaso Vallone, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone. È in linea? Non è in linea? Ci sono. C'è? Perfetto, buonasera. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il mio sarà come di consueto soltanto un brevissimo saluto. Un ringraziamento anch'io al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, al suo presidente, avvocato Antonello Talarico, per aver organizzato questa iniziativa in cui ha avuto il merito di coinvolgere tutti gli ordini del distretto. Questo testimonia appunto la sinergia e la collaborazione che c'è tra tutti gli ordini del distretto. Il tema di cui si parlerà oggi è quello delle specializzazioni. Se ne parla da un po' di tempo, è sfociato questo argomento in un regolamento che è un po' discusso tuttora. Quello delle specializzazioni, credo che su questo un po' conveniamo tutti, costituisce senz'altro un'opportunità per l'avvocatura, soprattutto per la giovane avvocatura. Poi ritengo che al di là del titolo sia sempre crescente la necessità di partecipare da parte dell'avvocatura a corsi di formazione, quindi la necessità dell'aggiornamento professionale. Però ritengo altresì che ci sia un divario tra quella che è la situazione ideale in cui tutti gli avvocati dovrebbero specializzarsi e quella che è la situazione reale, che va calata appunto nei vari contesti territoriali, in cui il rapporto avvocato-cliente è un rapporto fidelizzato, per cui l'avvocato deve essere nelle condizioni, una volta che
si instaura il rapporto fiduciario con il proprio cliente, di poterlo seguire in tutte quelle che sono le varie vicende processuali che gli capitano. Per cui queste sono un pochettino le mie remore riguardo alla specializzazione. Poi ripeto, la considero una grande opportunità, però diciamo anche andando a esaminare quelli che sono alcuni dati, ritengo che siano comuni un pochettino a tutti gli ordini. L'ordine degli avvocati di Crotone, nell'ordine degli avvocati di Crotone, le istanze di ammissione, per esempio, al gratuito patrocinio sono tantissime, per cui questo, a mio parere, contrasta un pochettino con le specializzazioni, perché si tende ad acquisire il cliente anche attraverso il gratuito e a seguirlo in tutte le sue fasi. Studi storici che una volta non era pensabile che presentassero un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ormai lavorano anche loro con i gratuiti, per cui il mercato da noi è un pochettino questo. Quello che voglio dire è che bisogna anche un pochettino fare i conti con quello che è il nostro mercato. Niente, non mi dilungo oltre perché avevo deciso di non trattare il merito delle questioni. Vi auguro una buona prosecuzione dei lavori e ascolto con piacere chi mi seguirà. Grazie Presidente Vallone. Adesso prende la parola in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, l'Avvocato Gianfranco Parenti. Prego. Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Io ringrazio innanzitutto il Presidente Antonello Dall'Edico, che mi lega un rapporto di affetto e di stima particolare, insieme a tutti i Presidenti degli ordini, diciamo, invitati a questa importante manifestazione. Ho l'onere e l'onore di rappresentare il mio Presidente Mario Pace, che naturalmente purtroppo è assente, onere quantomai gravoso per chi conosce il mio presidente, quindi chiedo scusa anticipatamente se non sarò all'altezza di rappresentarlo come si deve. Ringrazio l'avvocato Amedeo Bianco che per aver contribuito insieme al presidente dell'ordine di Catanzaro e tutti i consiglieri di Catanzaro per aver organizzato questo evento importantissimo che spero sia uno di tanti altri importanti momenti di riflessione sull'avvocatura. Questo della specializzazione è un tema, diciamo, credo ormai dibattuto da tantissimi anni. Qualcuno ha detto che con questo regolamento sia arrivato a un punto di arrivo. Io ritengo che ancora non lo sia. Sono curioso di ascoltare i relatori, chiaramente che sono illustri e sicuramente molto più bravi di me nell'affrontare il tema e quindi spero ci possa dare un contributo importante. Ringrazio anticipatamente quindi anche tutti i relatori per gli spunti di riflessione che sicuramente saranno ottimi e importanti per un tema che lo è altrettanto. Grazie dell'invito e ascolterò con attenzione e particolare curiosità il tema. Grazie infinito al collega Parenti. Allora, do la parola al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Vibo Valentia, Francesco De Luca. Presidente De Luca? Mi risulta collegato, però non so se mi sente. Mi sentite? Buonasera a Sì, tutti. Buonasera adesso sì. a Bene. tutti. Carissimi, vi giunga il mio saluto e quello del COA di Vibo Valentia che io ho l'onore e il privilegio di presiedere. Innanzitutto vorrei ringraziare il presidente distrettuale, l'avvocato Antonello Tallarico, per averci dato l'opportunità di partecipare a questo importantissimo convegno. Poiché con l'entrata in vigore del regolamento concernente le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, sicuramente la professione forense ottiene finalmente, dopo tanto tempo, il meritato riconoscimento che viene cristallizzato nel nostro ordinamento giuridico. Recependo in realtà il legislatore, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, è pervenuto
ad un testo ampiamente riformato e condiviso. Nulla questio sull'importanza dell'avvocato specialista, poiché a mio modesto avviso è innegabile che la specializzazione, oltre che rispondere a dei criteri supernazionali europei, rappresenta una crescente opportunità particolarmente per i giovani. Non vi è quindi nessun dubbio che la specializzazione potrà nell'esercizio quotidiano elevare l'asticella del dovere di competenza, che tra l'altro per noi è previsto anche dall'articolo 14 del nostro codice deontologico. Sono veramente felice di poter assistere all'esposizione che verrà effettuata dagli autorevoli interlocutori e sono qui ad ascoltarvi con la massima attenzione. Vi ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Grazie infinite al collega De Luca. Allora, ringrazio tutti i presidenti dei consigli dell'ordine del distretto che hanno dato i saluti e diamo inizio alla tavola rotonda. Tavola rotonda che vede impegnati i presidenti del consiglio dell'ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro, del consiglio dell'ordine distrettuale di Napoli, del consiglio dell'ordine distrettuale degli avvocati di Milano, del consiglio dell'ordine distrettuale degli avvocati di Bologna, di quello di Roma, nonché il coordinatore dell'organismo congressuale forense Giovanni Malinconico. Concluderà poi il vicepresidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco. Iniziamo con la tavola rotonda, iniziamo con il nostro presidente del Consiglio dell'Ordine Antonello Talerico, chiedendo soprattutto allo stesso se ci può dire qual è il ruolo dei vari COA e quali sono i requisiti che vengono richiesti della comprovata esperienza per questo nuovo decreto che prevede appunto le specializzazioni. Quindi do la parola al nostro presidente, prego. Allora, buon pomeriggio a tutti, riprendo la parola. Ovviamente precisiamo che Greco non è il vicepresidente, sennò poi lo flagellerebbero del CNF. Anzi, il nostro auspicio è che possa sicuramente progredire sempre più in alto, ma al momento diciamo che rimane nell'alveo dei consiglieri del CNF. Detto questo, il contenuto del mio intervento cercherò di avere un'impostazione asettica rispetto alle valutazioni di politica forense o di scelte legislative nel contenuto sia del regolamento sia naturalmente di quelli che poi sono stati i criteri integrati nel nostro regolamento originario risalente al 2015 e poi possiamo dire nuovamente ridisegnato nei suoi contorni dal decreto ministeriale numero 163 del 2020. Il mio intervento sarà pertanto un intervento relativamente asettico dalle considerazioni che sicuramente i colleghi che interverranno dopo di me avranno modo di illustrare e argomentare, pur sottolineando anche da parte mia alcune perplessità su alcuni punti che io andrò in qualche modo a trattare e all'evidenza anche a sottolineare alcune criticità che purtroppo possono rappresentare un ostacolo. Partiamo con una considerazione. Il regolamento, sia nella sua stesura originaria, sia nella integrato intervento chirurgico del legislatore successivamente, è a tratti generico, a tratti sostanzialmente, non consente di individuare con certezza, con dettaglio, alcuni profili, talché lo stesso CNF con la circolare dello scorso marzo è dovuto intervenire per precisare i contorni di alcuni aspetti che investono sostanzialmente i requisiti e i criteri per poter accedere al titolo di specialista. Come sappiamo, naturalmente dobbiamo distinguere il concetto di settore di specializzazione rispetto agli indirizzi di specializzazione. Più genericamente i settori sono le macro aree, all'interno di queste macro aree troviamo per l'appunto gli indirizzi di specializzazione che sono delle subcategorie. E anche su questo sicuramente i colleghi che interverranno avranno modo di sollevare alcuni spunti critici, non solo di politica forense ma di politica legislativa. Voglio sottolineare l'importanza, poiché a me compete sostanzialmente quello di illustrare l'accesso proprio rispetto a quello che dovrebbe essere, tra virgolette, l'elenco del titolo di chi consegue il titolo di specialista, e in particolare sottolineare
che soltanto due dei settori di specializzazione possono consentire, quindi lo specialista è specialista soltanto in non più di due settori di specializzazione, e all'interno delle singole, dei singoli settori di specializzazione potrà indicare non più di tre indirizzi di specializzazione tra quelli che vengono indicati nel ben noto regolamento all'articolo 3. Come sappiamo, sia pur vero in maniera del tutto rapida, le modalità per conseguire il titolo di specialista sono o la frequentazione di percorsi formativi, e là si porrà il problema di andare a sanare gli eventuali titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore dell'esecuzione dell'attuale regolamento, ma è un problema che al momento mettiamo da parte. Il primo è quello per l'appunto di conseguire il titolo attraverso la frequenza di corsi di alta formazione, la cui struttura, per come abbiamo avuto modo di vedere, sicuramente rappresenta per un avvocato impegnato, maturo, e che dovrebbe, come abbiamo detto, al fine di chiedere il titolo di specialista, avere un'anzianità di iscrizione all'albo non attinta da nessun fenomeno interruttivo di sospensione, aver conseguito 8 anni di anzianità di iscrizione all'albo. Quindi da un lato avremo due requisiti per poter accedere, due strade. La prima è quella della frequenza di questi percorsi, che come sappiamo però avranno delle caratteristiche, dovranno avere dei criteri e delle direttive particolar modo impegnative. Si prevede la durata di corsi biennali per non meno di 200 ore, di cui almeno 100 ore dinanzi a delle lezioni frontali, e capirete bene che già queste prime condizioni rappresentano verosimilmente un ostacolo per un avvocato specialmente maturo e impegnato di seguire, diciamo, questa strada e questo percorso. Ciascuno di questo anno si dovrebbe completare con una prova scritta e orale, e a termine di questa prova scritta orale e all'evidenza è una commissione che ovviamente è formata, per come viene indicato nello stesso regolamento, da una composizione mista, sottoporrà il collega a queste due prove al fine di verificare e approfondire l'effettiva conoscenza, l'effettiva proiezione rispetto al settore o agli indirizzi di specializzazione. Rispetto a questo possiamo dire più agevole, e qua la circolare del CNF, quello di conseguire il titolo di specialista sulla scorta della comprovata esperienza. Anche questa, per come abbiamo avuto modo di sottolineare, di leggere, di ascoltare anche vivacemente dai confronti e dai dibattiti che ha avviato questo regolamento, non è così immediata, non è così automatica. Noi abbiamo un modulo sotto la domanda che viene presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza sotto forma di autocertificazione, quindi anche là invito i colleghi a stare attenti ad attestare o autocertificare requisiti e condizioni che rischiano poi di non essere sussistenti, perché al di là della mera autocertificazione o dichiarazione che il collega può rilasciare, sia pur vero naturalmente che viene richiesta, e là si farà il distinguo poi tra il civile e il penale, viene richiesta anche una produzione documentale che si accompagnerà ad una relazione che deve essere più dettagliata possibile, anche al fine di superare quel vulnus che prevede, al fine del calcolo numerico degli affari, di non considerare addirittura quegli affari che presentino medesime o analoghe situazioni giuridiche, e pertanto con il rischio paradossalmente di affrontare una materia per più cause, e qua non dobbiamo incorrere in quelle cosiddette seriali, salvo che queste non abbiano una loro specificità, poiché il regolamento ci precisa sostanzialmente che nel corso del quinquennio precedente dovremmo provare e dimostrare di aver avuto almeno 10 incarichi per ciascun anno, per un totale di almeno 50 incarichi cosiddetti fiduciari e prevalenti rispetto anche a delle, sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto al settore indirizzo di specializzazione. Ma come dicevamo, la competenza anche del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine sarà gravato da una particolare attività, e come vedremo anche lo stesso CNF. Consiglio dell'Ordine dovrà pertanto ricevere questa domanda con tutte le allegazioni, poiché si fa riferimento anche alla produzione degli atti produttivi, degli atti giudiziari nell'ambito delle dinamiche
endoprocessuali, ma anche di quella produzione documentale che è afferente sostanzialmente a eventuali attività stragiudiziali. Consiglio all'ordine che avvia la primaria istruttoria, sia pur formale, non entrando nel dettaglio, nel contenuto e nel merito degli atti prodotti, ma dovrà pur sempre vagliare questa produzione, poiché è stato riconosciuto il potere in capo al Consiglio dell'Ordine di avanzare delle richieste di integrazione rispetto alla documentazione prodotta. In questo caso, naturalmente, da questo primo vaglio, da questa prima valutazione da parte dei Consigli dell'Ordine, ne potrebbe scaturire, come dicevamo, una richiesta di integrazione o la trasmissione dei vari documenti prodotti, e quindi immaginate ciascun ordine, per tutti i propri scritti, ovviamente, che hanno i requisiti per presentare la domanda, dovrà occuparsi poi di trasmettere questa documentazione al CNF. Pervenuto al CNF, perché ricordiamo, il conferimento del titolo proviene solo dal CNF, non è il Consiglio dell'Ordine che conferisce il titolo. Il CNF non procederà al riconoscimento in automatico, ma dovrà convocare sostanzialmente il collega che verrà sentito, tra virgolette, da una commissione composta da 3 avvocati e da 2 docenti. Ovviamente si parla di componenti che devono avere una conoscenza specifica del settore di specializzazione richiesto. E attenzione, questi componenti non vengono nominati tutti dal CNF, uno solo viene nominato dal CNF e gli altri vengono poi nominati con decreto da parte del Ministero della Giustizia. Quindi, come potete immaginare, non soltanto da un punto di vista spazio-temporale, ma anche procedurale, anche il titolo di specialista che si dovrebbe conseguire con la cosiddetta comprovata esperienza potrebbe richiedere un impegno di non secondo momento sia rispetto agli enti che se ne occupano, sia rispetto naturalmente a quello che poi dovrà essere l'istruttoria, valutazione e la prova, la cosiddetta prova, dove naturalmente il collega dovrà dimostrare, argomentando e quindi spiegando anche quello che è il contenuto della propria comprovata esperienza. Quindi da questa prima, diciamo, valutazione ci rendiamo conto che in effetti, ed è giusto che sia anche così, il fatto che siano in molti a correre o a concorrere nel conseguire questo titolo di specialista non vuol dire naturalmente che tutti potranno conseguirlo. Certo è naturalmente che attraverso un vizio di impostazione tutti coloro che probabilmente avranno conseguito un'anzianità di iscrizione di anni 8 punteranno ad ottenere il titolo di specialista. Quindi potete immaginare sostanzialmente quello che si andrà a muovere. A parte questo aspetto, dobbiamo sottolineare un ulteriore dato importante. Tra i requisiti, o meglio, tra le condizioni che non devono verificarsi per poter presentare la domanda, vi è anche quella che non vi sia una sanzione superiore all'avvertimento che abbia ad oggetto la violazione del dovere di competenza o degli obblighi di formazione. Quindi anche rispetto a questo dato, diciamo, coloro che presentano la domanda dovranno stare attenti alla dichiarazione, ma dovranno verificare per l'appunto che non sussistano anche delle sanzioni disciplinari, anche che vadano oltre il semplice avvertimento. Rispetto a questo, una volta conseguito il titolo, sarà necessario ogni 3 anni dimostrare sostanzialmente la possibilità di mantenere questo titolo. E anche qua abbiamo le doppie strade. Sottolineiamo che si diventa specialista nel momento in cui il collega, da parte dell'ordine di appartenenza, viene iscritto nel relativo elenco, che dovrà essere fornito anche in modalità telematica per consentire quindi anche la cosiddetta pubblicità e favorire sostanzialmente da parte della potenziale utenza una scelta effettiva, ponderata ed oggettiva. Come dicevamo, dopo i 3 anni dall'iscrizione il collega dovrà o dimostrare di aver conseguito un titolo rispetto naturalmente a un corso o un percorso formativo di alta specializzazione tra quelli che sono organizzati, come diceva lo stesso regolamento, anche su impulso del CNF o del Consiglio dell'Ordine con le associazioni maggiormente rappresentative, ma con il coinvolgimento dei dipartimenti e delle strutture di raccordo delle università o attraverso naturalmente quelle che sono indicate nell'elenco
legalizzato, tra virgolette, da parte del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca. E quindi anche il mantenimento del titolo richiede questo adempimento, che dovrà essere indirizzato, ci dice il regolamento, non solo rispetto al fatto di aver conseguito un titolo specifico rispetto al settore di specializzazione, ma anche a quello di poter sostanzialmente quindi comprovare di aver adempiuto più in generale a quell'obbligo di formazione continua specifico rispetto al settore di specializzazione. Ovvero l'altra strada è quella che possiamo sostanzialmente comparare rispetto a quella che è il conseguimento del titolo per comprovata esperienza. Quindi i requisiti richiesti per la comprovata esperienza diventano i requisiti anche per mantenere poi, a distanza di 3 anni, dovendolo sempre documentare e dimostrare, di aver tenuto sostanzialmente e di avere ancora tutti i requisiti richiesti. Come sapete, una volta conseguito il titolo di specialista in un settore di specializzazione, è sempre possibile, nei momenti in cui si successivamente è sempre possibile rinunciare al titolo rispetto ad un settore di specializzazione e introdurlo altro nel pieno rispetto di quelle due condizioni che dicevamo, cioè non più di 2 settori di specializzazione e non più di 3 indirizzi per ciascun settore di specializzazione. Concludo. Dobbiamo ricordare naturalmente che sia per impulso dello stesso CNF, o meglio per iniziativa del CNF anche a seguito di segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine, da parte di terzi, possiamo dire che può intervenire un provvedimento di caducazione e quindi di revoca di titolo di specialista laddove siano ravvisabili le condizioni tassativamente indicate nello stesso regolamento, come potrebbe essere naturalmente la violazione del dovere di competenza o degli altri obblighi connessi naturalmente a quello che dovrebbe sostanzialmente individuare l'avvocato come un avvocato specialista. Va da sé naturalmente che chi si renda eventualmente responsabile di condotte che si pongano in evidente contrasto rispetto al dovere di competenza e rispetto alla non violazione degli obblighi di formazione verrà sicuramente travolto laddove questo dato venisse formalizzato al CNF, o laddove ad esempio l'avvocato specialista dovesse omettere di procedere alla produzione e alla dichiarazione richiesta dopo il triennio e quindi a non aggiornare il proprio dato. A quel punto il Consiglio dell'Ordine dovrà comunicare al CNF che non è intervenuta quella comunicazione di aggiornamento / integrazione richiesta per il mantenimento del titolo di specialista. Il mio intervento si completa qua, come dicevo è un intervento che voleva esprimere, illustrare, sia pur brevemente in maniera sintetica, i tratti essenziali per l'accesso alla specializzazione, e noi rappresentanti dell'avvocatura abbiamo un grande onere e spesso quell'onere implica anche dover leggere tanti atti, tanti regolamenti per riuscire a fare sintesi ai nostri colleghi che sicuramente come noi sono tanto impegnati, ma noi abbiamo assunto un impegno e in quanto rappresentanti abbiamo anche questo onere di leggere per gli altri. Grazie, ascolterò con attenzione gli interventi dei miei colleghi. Grazie Presidente Talerico. Ebbene, quindi con la pubblicazione del decreto del Ministero di Giustizia, il numero 163/2020, vengono quindi ridefiniti i settori di specializzazione, appunto, e le modalità di conseguimento del titolo di specialista. Diciamo che nella legge professionale, precisamente all'articolo 9, il legislatore ha quindi individuato i 2 percorsi per il conseguimento del titolo di specialista. Quindi, come diceva il nostro Presidente Talerico, cioè frequentare una scuola biennale di specializzazione, quindi superare alla fine l'esame conclusivo o dimostrare di avere comprovata esperienza nel settore di specializzazione. E quindi a riguardo, con riferimento appunto al primo dei 2 percorsi formativi individuati dal legislatore,
viene contestato al nuovo decreto ministeriale il fatto che obbliga i COI a stipulare convenzioni con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. E questo per assicurare ai propri iscritti lo svolgimento del percorso formativo necessario ad acquisire il titolo di specialista. Bisogna appunto evidenziare che la legge però professionale non prevede un obbligo per i consigli dell'ordine, ma soltanto la possibilità di stipulare tali convenzioni. Infatti l'articolo 9 della legge professionale consente agli ordini professionali, al Consiglio Nazionale Forense, di procedere anche autonomamente alla formazione dei propri iscritti senza ricorrere ovviamente ad enti privati. Ovviamente sarebbe quindi un controsenso il fatto che un ordine professionale, che pur sempre un organismo pubblico, sia costretto a stipulare convenzioni con enti privati per compiere attività di sua competenza. Quindi da questo punto di vista il decreto ministeriale sembrerebbe in contrasto con la legge professionale. Adesso è proprio in merito al profilo politico del regolamento che prende quindi la parola il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo. Prego, Presidente. Cortesemente, ecco, vi raccomando di restare nei 12 minuti per quanto comunque riguarda l'intervento. Grazie. Sì, grazie. Chiedo scusa, io pensavo dovesse intervenire l'avvocato Tafuri e dalla presentazione mi sembrava coerente. Abbiamo cambiato la scaletta per mettere in difficoltà. Ok, anzitutto vi ringrazio di avermi fatto tornare in terra Calabra, che è la mia terra, poi in realtà sono a Milano e vabbè, lasciamo perdere. L'argomento è chiaro, che so benissimo, pensavo fosse l'introduzione per i ricorrenti, perché come sappiamo e come so io, per averne parlato con loro anche prima che facessero il ricorso, so che questo della mortificazione, diciamo così, degli ordini che si devono piegare a fare convenzioni con le associazioni è un argomento forte, è un argomento che io adesso non condivido da un punto di vista politico. Guardate, io stamattina ho aperto un giornale che aveva un titolo che secondo me è perfetto per noi, che diceva: la speranza è nel fare. Beh, io credo che noi siamo esattamente in questa situazione, quindi il tema delle specializzazioni lo dobbiamo vedere sia come un insieme di norme che, per carità, possono essere problematiche, e capisco chi soprattutto fa amministrativo e sa che ci sono i ricorsi al TAR che sono sempre dietro l'angolo e che se ne preoccupa. Però poi abbiamo un problema politico come istituzione e anche come associazioni, perché poi questa distinzione tra istituzioni e associazioni come enti di serie A e di serie B, francamente, né dall'una parte né dall'altra ci credo molto. Io credo che tutti quanti abbiamo un dovere di fare, perché siamo in una situazione difficile e dobbiamo cercare di cambiarla. È una situazione in evoluzione, l'evoluzione non si presenta per nulla, la prospettiva non è rosea, e quindi noi dobbiamo, in quanto ci troviamo in questo momento a occupare posti di e rappresentanza, dobbiamo farci carico di questo, farci carico sapendo che la specializzazione comunque arriverà, perché è nell'ordine delle cose, perché non possiamo pensare che nel 2050 il mondo sia quello del 2020. In questo senso io penso che ho preso molti appunti, devo dire, negli interventi di saluto. Ho apprezzato che sono stati interventi anche sostanziosi. Ho notato che qualcuno ha parlato di un problema che riguarda gli avvocati giovani e gli avvocati anziani, e qualcun altro ha detto che riguarda solo gli avvocati giovani. Io credo che riguardi solo gli avvocati giovani, ma purtroppo, per disavventura, questa legge prevede anche un percorso
parallelo quello della comprovata esperienza anche per gli avvocati anziani come me. Perché se noi avessimo pensato questa specializzazione solo per i giovani, probabilmente avremmo, da un punto di vista della nostra, del nostro fare, appunto, stando a quell'articolo, avremmo molto meno problemi. In questo senso è un problema mio la specializzazione, è un problema mio, come cioè un problema di un avvocato che ha compiuto 60 anni. No, non è un problema mio. Io credo che ora che la specializzazione si avvia a parte, io ho belle che finito, però è un problema mio, è un problema mio, perché mi trovo in questo momento ad avere tanti iscritti giovani che vedono chiudersi tante porte, io devo aiutarli a vedere altre vie, ad aprire altre porte. C'è una canzone di André che dice: continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai. Giovanni De Luca ride, è una canzone bellissima, ma è una canzone tristissima, perché è la nostra condizione. Continueremo a farci scegliere, a farci agire o agiremo? Allora, io vi dico che io sono presidente di Milano, ma Milano fa parte dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi. Noi il 6 febbraio facevamo un documento in cui invitavamo l'avvocatura a dimostrare unità e spirito di collaborazione, invitavamo il CNF a dettare molto celermente le linee guida necessarie del 6 febbraio, invitavamo il CNF di concerto con l'OCF ad esercitare la necessità attività di raccordo con gli ordini e con le associazioni territoriali per portare a delle convenzioni comuni e ad una chiarezza dei ruoli, a una collaborazione tra tutti. Questo perché? Perché per poter trasmettere ai futuri avvocati il sapere professionale che è patrimonio esclusivo dell'avvocatura, per una migliore difesa e per un arricchimento della giurisdizione. Perché leggo questo documento? Perché c'è anche la risposta a molti interventi che ci sono stati, molti richiami negli interventi di saluto. Mi dite quando mancano 2 minuti. Negli interventi di saluto, come la specializzazione come qualcosa che serve al mercato degli avvocati, e la specializzazione quindi come essendo qualcosa che serve al mercato, come qualcosa che è incompatibile con un certo ricorso al patrocinio a spese dello Stato. La specializzazione, per carità, è tante cose, anche questo, ma è soprattutto un elemento di crescita della giurisdizione verso il giusto processo. Perché solo un avvocato professionalmente attrezzato può contribuire ad un giusto processo. Allora, tornando a quella posizione dell'Unione Lombarda Forense, perché cooperazione tra l'avvocatura? Cooperazione tra l'avvocatura perché non ci deve essere una competizione tra ordini e associazioni. Io, guardate, per carità, sarò condizionato al fatto che la specializzazione l'ho conosciuta dalla parte dell'associazione, della mia associazione, che era la Camera Penale, l'Unione Camere Penali, di cui facevo parte, la Giunta, quando è stata varata la legge. Però è sicuramente, non ho mai vissuto la specializzazione come qualcosa dove qualcuno deve sopraffare qualcun altro. Io credo che ci sia la necessità di una cooperazione comune sotto il cappello di qualcuno, e questo qualcuno deve essere il Consiglio Nazionale Forense. Perché ci deve essere questa? Perché ci deve essere questa cooperazione? Perché noi dobbiamo avere tutti due obiettivi. Il primo obiettivo è quello, appunto, di trasmettere il sapere professionale. Il secondo obiettivo, che è strettamente connesso, è quello di evitare la ghettizzazione universitaria. E questo è un problema vero, che è il problema che dobbiamo avere ben presente, perché
quell'articolo 9 della legge professionale che state evocando contiene una sciagurata frasetta che dice che le specializzazioni si fanno presso le università. Quindi noi in questo momento ci troviamo di fronte delle università che peraltro nel tempo sono diventate particolarmente burocratizzate, dove loro penseranno inevitabilmente per la loro conformazione anche amministrativa di fare tante piccole scuole di specializzazione universitarie, che è esattamente quello che noi non dovremmo vedere, esattamente quello che io non voglio. E guardate, io personalmente a Milano, dove ho 4 università molto forti, come sapete, l'ho detto a tutti, perché ovviamente ci sono, e devo dire che ho trovato grande comprensione, ho già fatto un incontro con i 4 presidi di facoltà, della Statale, della Cattolica, della Bocconi e della Bicocca, e ho proposto di fare, di partire non dal basso, dal singolo incontro, dalla singola scuola di specializzazione, ma di partire dall'alto, da una convenzione di da una dichiarazione di intenti, diciamo, da una convenzione quadro in cui vorrei inserire anche le associazioni specialistiche, comunque le grandi associazioni, perché deve essere chiaro che la specializzazione, siccome è una formazione di alto livello, di alto livello professionale, non può essere ghettizzata in una singola università, perché su quella specifica materia tu troverai che su un argomento il più titolato è la professoressa Tizia di Milano o l'avvocato Caio di Palermo. L'altra questione ritorna al discorso del cappello del CNF. Devo dire che il CNF, nella mia esperienza precedente, che era quella di quando, del 2012, quando è stata varata la legge, era l'assoluto motore della specializzazione. La specializzazione non era del Ministero. Oggi si parla di regolamento ministeriale, ma tutti noi sapevamo che quel regolamento veniva cucinato nelle stanze del CNF, e questo mi tranquillizzava, perché mi tranquillizzava che comunque ci sarebbe stata una guida. Bene, oggi questa guida non c'è, perché quelle linee guida che sono arrivate a marzo sono il minimo indispensabile per dirci fate voi, come sapevo che si sarebbe detto fate voi, perché è chiaro che per la comprovata esperienza e documenti li prenderemo noi consigli dell'ordine, e il CNF deve essere contento di questo. Però il CNF avrebbe dovuto fare, e forse anche l'OCF, un'attività di moral suasion che già dal dicembre scorso, da quando il regolamento era andato in gazzetta, perché si sapeva che nell'avvocatura c'erano tante perplessità, ci sono tante difficoltà che io capisco e giustifico, e quindi c'era necessità di fare un'attività rassicurante nel gregge, nel recinto. Io quindi non so se sono arrivato ai 12 minuti, ma credo di non dover dire altro, perché appunto non mi voglio spendere sugli aspetti tecnici del regolamento, ma credo che il mio discorso debba essere di carattere eminentemente politico. Grazie. Grazie Presidente. Dunque, noi abbiamo anche invitato il Presidente Antonio Tafuri dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e l'Avvocato Antonio Galletti, Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Roma. Sono questi gli ordini che si sono fatti da subito promotori del ricorso avverso questo decreto ministeriale. Quindi io inviterei i presidenti a voler parlare appunto delle criticità di questo decreto ministeriale, e quindi dei profili che maggiormente destano appunto delle perplessità, ed anche eventualmente aggiornarci quindi sullo stato, ecco, del ricorso. Do quindi la parola all'Avvocato Antonio Tafuri, Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Napoli. Grazie. Grazie a voi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare, voglio spendere
qualche secondo per ringraziare tutti quanti voi che avete organizzato questo evento. Avete organizzato un evento effettivamente importante e sono inorgoglito di farvi parte, magari anche un pochettino intimidito, e spero di non scolorire dopo appunto gli interventi che ci sono stati finora. E da ultimo l'amico Dionisio Nardo, presidente di Milano, che ha detto molte cose che io condivido assolutamente. Ora, al di là del fatto che ci siamo confrontati e non abbiamo avuto la stessa idea sulla proposizione del ricorso, però i punti di vista sono veramente molto, molto simili, se non uguali. Allora, io voglio partire da una considerazione. Capiamoci, qui non è che si tratta di dichiararsi a favore o contro le specializzazioni. Tutti siamo ben consapevoli che il futuro dell'avvocato va sempre di più verso questa direzione. Tutti prendiamo atto che c'è una legge, che c'è un decreto di attuazione. E sono molto d'accordo con quello che ha detto alla fine Dionisio, perché decreto ministeriale, perché decreto ministeriale. E quindi noi che abbiamo proposto il ricorso, come tutti quanti gli altri ordini, come tutti, io direi, gli avvocati italiani, 250.000 quasi avvocati italiani, siamo assolutamente convinti che il progetto del conseguimento del titolo dell'avvocato specialista è un progetto che deve andare avanti e deve essere coltivato. Naturalmente non può non tacersi di alcune problematicità sia applicative che di ispirazione di fondo della normativa che è stata licenziata. Perché io rilevo una cosa e poi passo magari anche a fare qualche riferimento specifico. Per fortuna il Presidente Federico ci ha già dato una completissima carrellata della normativa e quindi siamo esonerati dal richiamare gli aspetti appunto della disciplina di dettaglio, perché già l'abbiamo sentita. Allora io in questo, quello che mi piace chiamare progetto dell'avvocato specialista, vedo un'aspirazione degli avvocati di recuperare il proprio ruolo, la propria credibilità nel mondo dell'economia, nel mondo della società civile. Scontiamo purtroppo molti pregiudizi, da ultimo il caso delle specializzazioni, dove a fronte di 500-600 avvocati che si sono vaccinati in Italia, ancora oggi tutti i media parlano degli avvocati vaccinati. E se si deve pensare all'avvocato, pensiamo piuttosto all'azzeccagarbugli invece che agli avvocati, ai Calamandrei, ai Croce. E così via. Scontiamo purtroppo una diffidenza della società civile e ancora maggiore, a mio modo di vedere, scontiamo una ostilità del mondo imprenditoriale, del mondo dell'economia, quella che i draghi chiamano l'economia reale. Ma anche dell'economia finanziaria. La giustizia è vista come quasi un ostacolo, molte volte al meccanismo economico e nel carro giustizia, qual è il soggetto più facilmente aggredibile? Siamo noi. È inutile che ci giriamo intorno, che cerchiamo di nasconderci dietro appunto i soliti
concetti alti della difesa, dell'avvocatura, che sono concetti assolutamente, assolutamente sacri, assolutamente condivisi, ma che alla resa dei conti, di fronte ad un imprenditore o di fronte ad un sistema finanziario che deve andare veloce, sono concetti che a un certo punto non hanno nessuna presa, non hanno nessun rilievo. E allora in questo clima che noi andiamo ad affrontare, cerchiamo di nobilitarci, di recuperare e di far vedere, come appunto diceva qualcuno prima, di far vedere che in effetti, anche se siamo in tanti, non siamo poi così in mano. Ecco qual è l'ispirazione di fondo, a mio modo di vedere, della figura dell'avvocato specialista. Prima ancora di essere un avvocato che si mette accanto al proprio cliente per il problema successorio o per il proprio problema societario, è soprattutto un avvocato che nella società e nel mondo economico ha una credibilità. Questo è secondo me il significato principale della specializzazione. E allora bisogna chiedersi: questo risultato lo conseguiamo con la normativa che stiamo esaminando? È un risultato che effettivamente riusciamo a raggiungere? E allora io faccio una disamina di questo decreto ministeriale, dell'ultimo del 2020, di quello precedente del 2015, e vedo una eccessiva normazione. La ipernormazione è un problema veramente enorme, tutto italiano, come sappiamo, e noi avvocatura purtroppo non facciamo eccezione rispetto a questo problema della ipernormazione. Abbiamo commissioni che devono dare linee guida, abbiamo rapporti tra i vari soggetti interessati, appunto CNF, ordini territoriali, associazioni, università, che non sono poi chiari. Tant'è vero che sono rapporti che ci hanno spinto a fare un ricorso al TAR. Abbiamo delle strutture che forse potevano essere utilizzate da noi avvocati proprio per metterci ad un livello pari rispetto alle università, perché è verissimo quello che ha appena finito di dire Vinicio. Cioè, se c'erano le scuole delle professioni legali presso le università, perché non si è sviluppato quel meccanismo delle scuole delle professioni legali, dove ci sono insieme non soltanto gli avvocati, ma anche i magistrati, anche i notari, e quindi si crea una interdisciplinarità e si scardina anche quel primato, diciamo così, dell'università, che obiettivamente allontana l'avvocatura dalla realtà concreta, pratica, perché noi siamo quelli che camminiamo per terra. Il magistrato, per esempio, o il professore universitario sono delle persone che, per carità, sono molto più preparati il più delle volte di noi, ma hanno fatto un esame, hanno fatto un concorso e poi per tutta la vita restano con quel concorso. Noi invece viviamo la realtà dei nostri clienti, come diceva qualcuno, le persone che vengono allo studio e ci parlano delle 10.000 sfaccettature che può assumere il nostro stesso caso. E allora il mio giudizio è negativo rispetto all'attuazione del lodevole progetto delle specializzazioni, proprio perché ha prevalso, io dico, quasi una diffidenza nei confronti dell'avvocatura. E Vinicio mi ha appunto anticipato nel dire perché la legge professionale prevedeva il decreto ministeriale. Non eravamo noi in grado di fare un regolamento per
per disciplinare quello che noi dobbiamo dare all'esterno, ai nostri clienti. E le cose non sono andate in questo senso. Ci sono tanti aspetti di dettaglio che ovviamente meriterebbero di essere esaminati nella scelta e mi riferisco all'argomento principale dell'incontro, nella scelta dei settori di specializzazione, nella scelta degli indirizzi di spacchettare, adottare un meccanismo molto cervellotico. Si possono avere due specializzazioni come settori e tre come indirizzi. L'avvocato che sia specialista in civile penale amministrativo può scegliere se fare, se indicare i tre indirizzi oppure se essere specialista soltanto in civile o in penale amministrativo. Ci sono delle scelte che forse hanno voluto essere condivise e si sa che quando si cerca di accontentare tutti quanti, molto spesso non si accontenta nessuno. Quello che secondo me è molto grave è che non si sono pensati alle fondamenta dei nostri problemi, ai problemi che minano l'avvocatura alla base, cioè non si è pensato ai nostri campi di azione, non si è pensato a sviluppare il progetto dell'avvocatura che deve essere protagonista al di là dei processi. Si vogliono svuotare le aule di giustizia, bene, lo si facesse con una legge con la quale si toglie la competenza ai tribunali e si attribuisce una competenza agli avvocati. Bisogna avere coraggio, bisogna fare delle innovazioni vere, non soltanto mettere contributi unificati alti, preclusioni, tempi imposti dal giudice che diventa un superiore gerarchico rispetto all'avvocato e tutto questo chiaramente per disincentivare l'accesso alla giustizia. Bisogna quindi pensare, secondo me, innanzitutto a pareggiare la posizione dell'avvocato rispetto alle altre componenti. Naturalmente penso innanzitutto rispetto alla... Collega, volevo i tempi perché altrimenti non... Finisco. Questa, diciamo, era la conclusione. Recuperiamo terreno sul piano del processo e in questo modo siamo anche al di fuori del processo. In questo modo l'avvocatura recupera la credibilità e in questo modo quindi noi saremo autonomi nel governare anche il titolo di specialista. Grazie Presidente. Dunque, proseguiamo quindi con l'avvocato Antonio Galletti, che è presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Roma, e quindi se ci vuole dire ulteriori criticità, in particolare cos'è che ha mosso l'Ordine degli Avvocati di Roma ad impugnare, questo regolamento. Grazie, Presidente. Presidente, ci senti? Non si sente, vedi un attimo qua. No, il microfono. Presidente, non la sentiamo, un attimo È perché... spento il microfono. È ancora spento. Non lo puoi... Presidente Galletti, il Microfono. microfono. Ok, a posto. Perfetto, grazie Presidente. Non so se ha sentito la mia domanda, se voleva proseguire su questo discorso delle criticità, in Sì. particolare... Con Allora, riferimento preferisco non parlare specificamente dei motivi di ricorso perché mi sembra poco elegante, sento l'Ordine di Roma insieme a Palermo, a Napoli, agli altri ordini del Lazio, all'Unione del Lazio tra i ricorrenti. Peraltro vorrei anche sfatare un mito, nel senso che non siamo soltanto noi ricorrenti, ma ci sono almeno altri 30
tre ricorsi pendenti dei quali io ho notizia, fondati su altrettanto valide ragioni. Io contesto l'idea che bisogna accettare una regolamentazione purché sia farcela piacere nell'attesa magari di cambiarla nel corso del tempo. Lo contesto perché lo stesso ragionamento che portò al Congresso Nazionale Forense di Bari ad accettare la legge professionale 247 del 2012, quando anche coloro che la sostenevano ritenevano che fosse una legge comunque insufficiente e inadeguata e quindi nata già con tante complicazioni. E questo mi sembra il caso del nostro regolamento, che nasce da una gestazione difficile, parte le mosse da un tentativo del Consiglio Nazionale Forense nel 2010 di dettare un regolamento sul titolo avvocato specialista, nonostante l'articolo all'epoca vigente 91 del Regio Decreto del 33 prevedesse espressamente il divieto di vantare il titolo da specialista per gli avvocati. E allora io già all'epoca mi sono chiesto perché tutta questa voglia, tutta questa frenesia per ottenere il titolo da specialista, nonostante una previsione di legge vigente che non lo prevedesse. E ancora oggi non ho trovato una risposta. Quello che ho trovato però è stata una sentenza del TAR che, come spesso accade anche recentemente rispetto alle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, è stata in senso esattamente opposto e addirittura ha dichiarato la nullità assoluta del regolamento. Poi c'è stato un secondo, nel frattempo è intervenuta la legge di riforma professionale, l'articolo 9 della legge 247 del 2012, che ha previsto e regolamentato questa norma, l'articolo 9 Antonino non ti sentiamo più, c'è qualche interferenza o con qualche cellulare o con qualche altro dispositivo? Aspetta, mi sentite adesso? Adesso sì. Allora, vi dicevo che e poi c'è stata la legge, dopo il primo tentativo del 2010 c'è stata la legge di riforma professionale che ha previsto all'articolo 9 la spendita del titolo di avvocato specialista, ma questa previsione dell'articolo 9 della legge di riforma necessita di una regolamentazione secondaria, come la stragrande maggioranza delle norme previste nella legge di riforma professionale. A questa regolamentazione secondaria si è divenuti prima nel 2015 con un regolamento del Consiglio Nazionale del Ministero, che è stato a sua volta annullato in buona parte dal TAR con tre sentenze gemelle, e poi queste sentenze sono state confermate dal Consiglio di Stato. Quindi l'impalcatura del regolamentare del titolo fornita dal Ministero, se non sbaglio all'epoca il Ministro era Orlando, nel 2015, è caduta. Ci ha messo 5 anni il Ministero per ripensare questo regolamento, emendare i vizi non, diciamo, i vizi rilevati dal TAR e dal Consiglio di Stato, si è finalmente arrivati a questa regolamentazione del 2020. Qualcuno potrebbe legittimamente pensare che, avendoci pensato dal 2010 in poi l'avvocatura, a partire dalla data del regolamento del CNF, quindi per 11 anni, avendoci pensato dal 2012 fino a dicembre 2020 il Ministero, si sarebbe arrivati a un regolamento condiviso, scritto bene, comprensibile e quant'altro. Ma in realtà così non è. E a me quello che sorprende è non il fatto che ci siano stati dei ricorsi, è come abbiano fatto alcuni a non fare ricorso. E non solo perché diciamo noi abbiamo evidenziato dei vizi, tra i quali è stato detto correttamente il ruolo ancillare riservato agli ordini, considerati una sorta di minus abens rispetto al CNF e addirittura anche alle associazioni forensi, ma lo dico con l'affetto e la stima che nutro per queste e per i loro rappresentanti, così come per il Consiglio Nazionale Forense, ma anche per tante altre questioni. Pensate per esempio al colloquio orale riservato a chi ha la comprovata esperienza. Questo colloquio orale si fa davanti a una commissione dove soltanto un soggetto è avvocato, diciamo, è previsto che sia avvocato e nominato dal CNF.
tutti gli altri soggetti di questa commissione che fa la comprovata esperienza sono, non sono nominati dal Consiglio Nazionale Forense e in astratto potrebbero anche non essere avvocati, ma potrebbero per esempio essere tutti professori universitari. Quindi il CNF diciamo, dispensa il titolo, garantisce la conservazione del titolo, ma la commissione che elargisce il titolo per la comprovata esperienza, che io dico secondo logica e buonsenso dovrebbe essere composta da avvocati, nemmeno quello è previsto, perché è previsto soltanto che uno debba essere avvocato, gli altri in astratto potrebbero pure non essere tutti avvocati. Io credo come su una norma del genere il CNF abbia potuto non fare ricorso, non come l'abbiamo fatto noi, noi consigli degli ordini, no? Mi sembra una norma assolutamente illogica ed irrazionale per chiunque, per le associazioni, per gli ordini e anche per lo stesso Consiglio Nazionale, che evidentemente, del quale il Ministro evidentemente non si fidava, al punto da consentirgli soltanto una nomina sulle sei previste all'interno di questa commissione. Poi ci sono dei fenomeni nuovissimi, per esempio gli indirizzi, la legge professionale prevede i settori di specializzazione, ne hanno previsti 13, ma non gli bastavano nemmeno i 13 settori in serie di prima applicazione e il Ministero ha avvertito questa esigenza irrefrenabile di prevedere anche gli indirizzi. Gli indirizzi sono 11 nel civile, 7 nel penale e 8 nell'amministrativo. Quindi nelle cosiddette macro aree sarà consentito spendere il titolo di specialista non soltanto nei settori, ma a richiesta dell'interessato anche in almeno 3 indirizzi. Ora, può d'amblè il Ministero decidere, senza che la legge lo preveda, che esistano gli indirizzi? È una domanda che mi faccio, che credo sia legittima. Io credo che il Ministero possa regolamentare la disciplina legislativa, non possa coniare ex novo delle norme o delle previsioni, tra l'altro in grado di incidere anche per il futuro sulla spendita del titolo e sulla nostra organizzazione. Badate bene, io non sono in astratto contrario al titolo di specialista, anzi rivendico con orgoglio il fatto che una delle prime cose che ho fatto da consigliere dell'ordine nel 2013, se non sbaglio, sono stato eletto per la prima volta nel 2012, è stata quella di modificare il regolamento della formazione dell'ordine degli avvocati di Roma e prevedere all'articolo 15 che chiunque, peraltro mai impugnato da nessuno e quindi evidentemente devo ritenere gradito da tutti, che sia possibile per gli avvocati spendere all'esterno la cosiddetta comprovata esperienza dimostrando di aver trattato 20 questioni nel triennio in un settore. Quale settore? Qualunque settore oggetto di insegnamento universitario, in modo tale da non lasciare fuori nessuno, da ricomprenderli tutti con pari dignità. Devo dire che questa previsione ha avuto una fortuna non eccezionale, perché qui a Roma, nonostante fosse assolutamente gratuito, lo chiedono all'incirca una quindicina, una ventina di persone l'anno di potersi fregiare di questo titolo di esperto. E devo anche dire, parlando di numeri, che il ricorso al TAR non ha paralizzato assolutamente nulla. Tra l'altro la sospensiva non è stata discussa perché è stato fissato un merito a breve il 3 novembre e quindi chi ha questa voglia irrefrenabile di spendere all'esterno perché evidentemente qualcuno glielo chiede o perché non è così, se lo deve scrivere da solo sulla carta intestata o sul biglietto da visita ad essere specialista perché evidentemente non glielo riconosce nessuno, può farlo da subito perché è perfettamente possibile. Il regolamento non è sospeso, ma anche qui vi do dei numeri. Se non sbaglio, a Roma ho chiamato questa mattina la data di entrata in vigore e quindi in questi primi 4 mesi di entrata in vigore del regolamento credo che l'abbiano chiesto 8 persone. Quindi anche qui, come spesso accade per queste battaglie, poi mi sembra che si faccia tanto rumore per nulla, mentre invece soprattutto adesso in epoca di pandemia i problemi dell'avvocatura forse sono più seri e più delicati. Concludo dicendo che l'altra cosa che mi colpisce è che diciamo in difesa di questo regolamento scritto con i piedi, illogico, in parte irrazionale, in parte forse pure illegittimo, se lo dirà TAR, spesso si usa l'argomento della preparazione degli avvocati, cioè gli avvocati sono tendenzialmente somari
e quindi bisogna alzare l'asticella e prevedere che ci sia questo titolo di avvocato specialista. Allora io mi permetto di ricordare che l'articolo 1 del nostro codice deontologico prevede e garantisce la qualità e l'efficacia delle prestazioni professionali. L'articolo 9,1 parla di dovere di dignità, probità, decoro e parla di diligenza e competenza degli avvocati. L'articolo 14 parla di adeguata competenza. L'articolo 15 prevede la formazione continua e fa riferimento ai settori in cui gli avvocati esercitano questa specializzazione. L'articolo 36, poi, e questo forse è quello meno applicato in assoluto nella storia mondiale dell'avvocatura, grazie alla diffusione dei social, è quello che prevede il divieto di millantare all'esterno titoli professionali non conseguiti o inesistenti. Qui basta che chiunque di voi digiti la parola avvocato su Google o la parola specialista e troverà milioni di specialisti in qualunque settore dello scibile umano, anche all'interno dei siti dell'avvocatura e talvolta purtroppo anche all'interno di siti di persone che rivestono ruoli istituzionali o comunque hanno rappresentanza dell'avvocatura. Anche nei rapporti con i clienti e le controparti bisogna tutelare l'articolo 63, la dignità e l'affidamento di terzi. Queste norme deontologiche che ho richiamato, l'1, 9, 14, 15, 36 e 63, credo che siano le norme più disapplicate e ignorate della storia dell'avvocatura. Nel senso che io vorrei chiedere all'amico Francesco Greco di farci, alla prossima occasione in cui ci incontriamo, una statistica di quanti avvocati somari siano stati sanzionati in Italia. Perché se no noi corriamo il rischio opposto, cioè quello che anziché sanzionare i somari, rompiamo le scatole a quelli che correttamente e diligentemente si sono preparati e alziamo l'asticella soltanto nei confronti di costoro, come sempre avviene in Italia, cioè quando si rispetta una norma non è che si punisce chi non la rispetta, si creano altre norme per complicare la vita a chi invece rispettava anche la norma precedente. E quindi da questo punto di vista sarebbe interessante sapere adesso, e quindi prima il titolo da specialista e dopo il titolo da specialista, quante volte si è intervenuti su questo. Perché il rischio qual è? È che se noi inflazioniamo anche il titolo da specialista, anche perché oramai, ripeto, i colleghi impunemente se lo autoattribuiscono, e invece alziamo l'asticella solo per quelli corretti, che magari già lo sono e faranno questo percorso a ostacoli per poterlo spendere all'esterno, alla fine fra 10 anni ci ritroveremo qui e dovremo inventarci il titolo di avvocato super super specialista, perché nel frattempo quello da specialista ce l'avranno cani e porci, i quali nel frattempo ovviamente non saranno sanzionati, perché sulla competenza né quella di base né quello dello specialista negli ordini, o meglio nei CDD, ma ci metto anche gli ordini perché fino al 2015 eravamo anche noi, diciamo, purtroppo avendo cose più serie da perseguire difficilmente riescono a intervenire tempestivamente e a sanzionare. Chiudo con l'ultima riflessione, che è la deriva burocratica della nostra professione. Io ho iniziato la professione circa oltre 25 anni fa e all'epoca era la libera professione per antonomasia, cioè tu diventavi, ti laureavi, facevi la pratica presso lo studio di un dominus, diventavi avvocato e poi se eri bravo facevi un tuo percorso e ti aprivi lo studio, se invece facevi un'altra scelta di vita oppure magari non avevi delle difficoltà a aprire uno studio tuo per tanti motivi anche caratteriali, preferivi stare all'interno di uno studio e costruivi lì il tuo percorso. Adesso tutto questo è completamente cambiato, perché sempre in nome della qualità delle prestazioni professionali, dell'affidamento dei terzi e dell'evoluzione dell'avvocatura, adesso la pratica forense si può fare ovunque tranne fra un po' che negli studi professionali, cioè si può fare nel gabinetto del giudice, nell'ufficio del magistrato, presso le scuole professionali, insomma praticamente ovunque. Fra poco saranno obbligatorie, anzi già erano obbligatorie ma il ministro le ha rinviate, le scuole forensi coatte, quindi evidentemente si ritiene che l'università non serva più a nulla e quindi finita l'università c'è bisogno di tornare tra i banchi e fare le scuole forensi. Dopodiché si diventa avvocati e inizia il percorso di formazione. Per diventare cassazionisti non basta più la sopravvivenza per 12 anni come iscritto all'albo,
ma occorre fare anche qui, fare il corso concorso, e infine per dirsi specialisti bisogna anche qui o arrivarci con una comprovata esperienza con questo colloquio orale davanti alla commissione composta forse da un solo avvocato e da sei e da altri professori, oppure bisogna fare queste 200 ore di formazione a pagamento che ovviamente penalizzeranno soprattutto i giovani, e quindi anche qui mi stupisco com'è che i giovani non abbiano fatto ricorso, perché i giovani, se hanno lo studio loro e hanno la fortuna di avere lo studio loro, difficilmente potranno uscire da studio per 200 ore per frequentare questi corsi parauniversitari. Se invece non hanno la fortuna di avere uno studio loro, ma hanno studi ancora all'interno dei Dominus, mi domando quale Dominus di studio, dopo essersi privato della collaborazione dell'ex praticante per consentirgli di prepararsi all'accesso alla professione, poi se ne separi per ulteriori 2 anni per consentirgli di frequentare, ovviamente a sue spese, poveretto del giovane, queste scuole, per poi tornare in studio con l'agognato titolo di specialista da spendere all'esterno. Ora io queste domande me le faccio, spero di non essere irrispettoso e di non aver mancato di rispetto a nessuno, però credo che porsi degli interrogativi sia legittimo. Vinicio prima diceva giustamente il titolo dell'articolo di oggi, speriamo nel fare, io mi permetto di aggiungere speriamo nel fare bene. Se dobbiamo fare male, l'abbiamo già vissuta questa esperienza con la legge processuale, è meglio stare fermi piuttosto che sbagliare. Quello che qualche politico ogni tanto mi chiede, quale riforma dobbiamo fare? Io dico, guarda, la prima cosa più utile è non fate riforme, fermatevi per 5 anni, bloccate tutto, evitate di fare riforme, mettete soldi sulla giustizia, assumete personale e dateci le strutture, perché le riforme non cambiano nulla. E che io vorrei dire, mutatis mutandis, che per carità, il legislatore ha previsto le specializzazioni, le accettiamo tutti, però non illudiamoci che con queste finiscano i problemi dell'avvocatura. Io temo che si aggraveranno e soprattutto aggraveremo la vita a coloro che correttamente già oggi si comportano bene e offrono prestazioni di qualità. Grazie. Grazie, grazie infinite Presidente Galletti. È stato chiarissimo, come anche l'Avvocato Tafuri, per quanto riguarda proprio le criticità. Allora, proprio in vista di queste criticità che comunque sono state riscontrate e per cui è stato proposto ricorso, qual è l'approccio che deve avere il professionista e quali sono le ragioni di opportunità rispetto alle specializzazioni da parte di noi colleghi? Ecco, a questo chiedo di rispondere l'avvocato Giovanni De Lucca, che è consigliere presso l'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Bologna. Giovanni De Lucca, ecco. Sì, grazie, prego. Grazie mille. Grazie anche di questa iniziativa che è sicuramente interessante e consente anche a tanti di così farsi un'idea di un tema che è particolare, insomma, soprattutto anche per questa compagnia particolarmente qualificata. Se qualcuno si sentisse stanco, siccome io sono uno dei pochi non presidenti, credo che magari questo potrebbe essere un momento adeguato per un caffè, una sigaretta o altre cose, insomma, quindi è un intervento decisamente poco importante. È un tema che a me, devo dire, quello delle specializzazioni ha sempre appassionato, ho seguito per molto tempo anche in ambito associativo, in ANF, nell'Associazione Nazionale Forense, ed è un tema che ha del misterioso, perché scalda gli animi molto più spesso al di là dell'effettività di un contenuto. No? Antonino Galletti ha già ricordato i precedenti ricorsi, e soprattutto non tanto il fatto che ci siano stati dei ricorsi quanto il fatto che i ricorsi fossero fondati e hanno condotto all'annullamento dei provvedimenti, ma non dimentico nemmeno che la cosiddetta stagione dei ricorsi successiva all'entrata in vigore della legge è iniziata proprio con un primo ricorso fatto da un gruppo di associazioni specialistiche contro l'ammissione e il riconoscimento di un'associazione specialistica nell'elenco, quasi che i competitor dovessero poi essere pochi, quasi che ci fosse un interesse ad escludere. Insomma, il tema è misteriosamente conflittuale ed è misteriosamente idoneo a far litigare le persone. È strano, forse va anche un po' al di là del significato stesso delle parole. Allora, abbiamo poco tempo, cerchiamo di dire soltanto alcune cose e andiamo per postulati, e quindi vi dico un po' qual è la mia sensazione. Io credo nel dovere di competenza, cioè tutti noi dobbiamo fare soltanto non le cose che sappiamo fare, ma le cose che
riteniamo di poter fare adeguatamente. Credo anche nel dovere di curare la nostra formazione, penso che noi valiamo per quello che sappiamo e anche la formazione non è l'oro alla patria, no? Il servizio militare, dedico 3 ore della mia settimana perché mi tocca, no, ecco, io penso che questo abbia decisamente a che fare con l'investimento nelle conoscenze. Noi valiamo per ciò che sappiamo, valiamo per ciò che noi riusciamo evidentemente a trasmettere delle conoscenze e delle competenze che abbiamo. Credo anche nell'unitarietà della professione intellettuale di avvocato. Unica è la nostra legge professionale, unico è il nostro codice deontologico, unica è la nostra istituzione. Ci sono certamente mille modi per fare l'avvocato, per organizzare la professione, per vivere la professione, però in realtà ci sono degli elementi che ci collegano in modo trasversale tutti quanti. Voi giustamente mi direte cosa c'entra tutto questo con la specializzazione. Io credo che c'entri perché c'entra soprattutto con la natura della nostra attività professionale. L'articolo 9 della legge professionale ci dice che il riconoscimento del titolo di specializzazione non comporta riserve, no? Se comportasse delle riserve di attività professionale, per cui le cause di lavoro le possono fare solo gli specializzati in diritto del lavoro o le cause in commissione tributaria le possono fare soltanto coloro che hanno il titolo di specialista, ecco, evidentemente saremo di fronte a professioni diverse, ci sarebbero delle barriere. Noi abbiamo il dovere di competenza, cioè devo dire, è la nostra idoneità a risolvere dei problemi, ad affrontare dei problemi che ci caratterizza, non un timbrino che cambia la nostra natura. Soprattutto l'altra cosa che mi ha sempre colpito in tutto questo percorso è che noi sentiamo tantissime persone, tutti coloro che hanno parlato prima di me, che parleranno dopo di me, dicono cose assolutamente ragionevoli e corrette rispetto a ciò che ritengono essere l'elemento della specializzazione, ma in nessun rigo della legge, dei regolamenti, quelli prima o quelli dopo, nessuno si prende la briga di dire che cos'è la specializzazione. Possiamo parlare di cosa è per me, per il Presidente Galletti, per il Presidente Nardo, benissimo, è tutto giusto, però se noi prendiamo questo bellissimo regolamento che correttamente, per quella che è la mia sensibilità, il Presidente Galletti ha detto scritto con parti anatomiche particolarmente non nobili, se non per i calciatori, ci dice che è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo di specialista. Specialista è chi specialista fa. Beh, insomma, voglio dire, era poi la massima di Forrest Gump, stupido è chi stupido fa, no? È specialista colui che ha questo titolo. Beh, cosa ci dice questa cosa? Cosa ci serve? Quindi una cosa che qualifica se stessa. Allora probabilmente abbiamo necessità di svolgere un approfondimento maggiore, che è quello, poi arrivo a parlare anche di qualcosa di concreto, per carità, che è quello di dire ma a cosa serve la specializzazione? Ce lo dice il nostro codice deontologico. Articolo 17, una delle mille norme che è meglio di me ha richiamato il Presidente Galletti, dice informazione sull'esercizio dell'attività professionale. Nel codice la specializzazione esce per dire che chi è specializzato si deve formare di più e meglio e compare la specializzazione per dire io posso dire al mio mercato, al mio mondo, ai miei interlocutori che ho una specializzazione, che ho un titolo scientifico, che ho uno studio, che nel mio studio c'è della gente, cioè informazioni su chi sono io. Allora, a chi serve? Beh, serve a me per cercare di descrivere me, per propormi sul mercato dei servizi legali. Non serve agli avvocati per essere un mercato per chi commercializza i corsi, serve agli avvocati per cercare di porsi sul mercato dei servizi legali cercando di qualificare meglio la propria qualità, se serve. Ho sentito dire tanto serve ai giovani, ma davvero? Davvero serve ai giovani? I giovani che non hanno una comprovata esperienza professionale, che devono comprarsi un corso, che partiranno nel mercato delle specializzazioni con un paio d'anni di ritardo rispetto a coloro che hanno il vantaggio di essere più anziani e di avere già svolto, siamo sicuri che serve ai giovani? Allora, facciamoci delle domande, perché il tema delle specializzazioni non riguarda le associazioni specialistiche o chi vuole collocare sul mercato una formazione specialistica, è un tema di qualificazione dei servizi legali, è un tema di tutti. Ma proprio di tutti, perché così, per quella che è la mia esperienza periferica,
Molto spesso il fruitore dello specialista non è la casalinga di Voghera, molto spesso è un altro avvocato. E questo probabilmente qualche cosa ci dice rispetto a questa sorta di pathos di obbligatorietà della formazione specialistica, del titolo di specialista in qualche cosa per tutti. Allora, due o tre considerazioni. Ma quanto costa queste cose? Perché ci sono le quotazioni di mercato, no? Averlo. Ci sono già dei corsi che promettono insomma una futura idoneità all'ottenimento del titolo di specialista. Beh, insomma, sono corsi che in base di partenza costano dai 2.500-3.000 euro più IVA a corso biennale. È un numero in un'epoca di forfettario, quell'IVA lì è un costo, no? Quindi è un numero che ha un suo senso. 3.000 euro più IVA, beh, insomma, la cassa. Cioè, stiamo parlando di una cosa che molto spesso su altre voci ci pesa. Ma questo è un prezzo, una valutazione, tutto sommato, politica, perché il regolamento ministeriale, questo ultimo ma anche il precedente, ci diceva che il costo di iscrizione deve assicurare la copertura delle spese, quindi un costo tutto sommato calmierato. Ma quanto ci costa mantenere il titolo di specialista? Perché o lo manteniamo il titolo di specialista assieme all'esercizio dell'attività professionale, o forse abbiamo bisogno di un altro corso. Ma quell'altro corso non c'è scritto che deve avere un equilibrio rispetto ai costi. È un corso, avrà le condizioni che esso avrà, no? Più o meno come il titolo di specialista. Costerà quel che costerà, ma noi non sappiamo che cosa costerà. Allora, sarà un titolo che sarà riconoscibile dal mercato? Perché anche questo è un po' importante, cioè se io sono il venditore di ghiaccioli al polo, anche se sono specialista nel vendere ghiaccioli, quella mia specializzazione è una specializzazione interessante per le persone che incontro nelle mie giornate, ovvero forse non serve in quel luogo, o non serve a me, o non serve in quel tempo. Dipende oggettivamente dalla materia, a volte il collettore è un collega, dipende da un ambito territoriale. Se io sono l'avvocato di paese, devo conoscere tutti gli specialisti del mondo, ma i miei interlocutori non cercano uno specialista, cercano una persona che conoscono e di cui si fidano. Dipende anche dagli uffici nei quali opero. Là dove ci sono degli uffici con delle articolazioni, gli uffici giudiziari, con delle articolazioni specialistiche di livello, ha senso e c'è necessità una avvocatura specializzata su un tema che può dibattere con un magistrato che abbia il medesimo livello di competenza. Ma questo non è necessariamente vero per tutti i giudizi e per tutte le condizioni. Dipenderà anche e soprattutto, e questo voglio dire è un giudizio che non possiamo fare, ma del quale occorrerà avere una sensazione, e da cosa c'è dentro la scatola dell'avvocato specialista. Davvero, se ad esempio immaginassimo dei corsi di formazione con un carattere è abbastanza teorico, il mercato riterrà che sia interessante avere un avvocato che ha studiato tanto come elemento specialista, come un elemento di qualità delle prestazioni. È un avvocato specialista, un avvocato che ha studiato tanto, ma soprattutto un avvocato. Allora, l'elemento pratico dell'attività professionale sarà un elemento importante. Allora, noi rischiamo di avere degli avvocati teorici che hanno fatto dei corsi e degli avvocati pratici che non si sa perché hanno fatto tanto lavoro, mentre invece probabilmente, come sempre, la verità potrebbe stare nel mezzo. E cosa ci garantisce questo titolo? Ci garantisce soldi e lavoro? No, non sempre, non necessariamente, perché è una cosa che mi qualifica, ma mi posiziono sul mercato dicendo io so fare questo, ma questo non è una garanzia del fatto che a me verrà chiesto qualcosa di questo genere. Allora, la qualifica non rileva per me che la ho, rileva per il mio interlocutore. No, dalle mie parti, per qualificare un avaro si dice quello diventerà il più ricco del cimitero. Ecco, il più ricco del cimitero sarà sicuramente qualificato, ma quella qualifica non è una qualifica assolutamente importante. Allora, io penso, per venire a conclusione, chiedo scusa se sto sforando di qualche secondo la durata concessa dell'intervento, io credo che l'accesso alla formazione specialistica, a questa formazione specialistica, non debba essere un riflesso condizionato, anzi
Non è un obbligo, non è l'assicurazione professionale, non è la PEC, non è obbligatorio averla, è una cosa che se mi serve è bene che io la possa avere e forse la possa avere in tutti gli ambiti specialistici possibili, non soltanto in quelli che potranno consentire all'università di far cassetta, per esempio, ma in tutti quelli che il decreto, quando prima o poi entrerà in vigore in modo incontestato, potrà essere. Attualmente può essere invece una fonte di disuguaglianza, ecco, fra chi per il semplice fatto di essere più anziano, più avanti nella professione, potrebbe essere teoricamente specialista a brevissimo periodo e chi invece per raggiungere il medesimo obiettivo dovrà spendere dei soldi, non lavorare perché deve frequentare dei corsi partendo in ritardo. A me sembra uno strano modo di agevolare i giovani, quello di metterli indietro di 2 anni, gravandoli di costi e, portandogli via tempo. Però non è obbligatorio aiutare i giovani, voglio dire, lo dice la legge professionale, ma è una delle tante cose che possono essere in qualche modo dette. Ecco, io dico, non siamo obbligati a svolgere questa attività, credo che occorra guardarsi veramente nella propria pancia, considerare in modo molto concreto quello che sono le proprie caratteristiche professionali, i propri interlocutori, il proprio lavoro e le valutazioni e le valutazioni debbano essere fortemente personali. Per alcune posizioni può essere essenziale, per altre francamente inutile, per altre probabilmente anche dannoso. Ecco, ognuno bisogna che cerchi di capire in quale posizione si trova, in quale segmento e fascia di mercato si debba trovare. Se non abbiamo questa chiarezza di lucidità, di ragionamento, ecco, il rischio veramente forte è la rivoluzione copernicana, che non siano più le specializzazioni per l'avvocato, per dare un mercato all'avvocato, ma possano diventare un bisogno indotto che serve semplicemente a mettere gli avvocati, a considerare gli avvocati un mercato. Quindi invece che dare un mercato agli avvocati, dare agli avvocati un mercato. E questo sarebbe una sconfitta che va oltre i programmi di chiunque e oltre le buone intenzioni di chiunque, ma potrebbe essere veramente un rischio se noi non abbiamo la lucidità di capire che cosa effettivamente ci può servire e che cosa invece potrebbe tutto sommato essere un costo in qualche modo superabile. Grazie. Grazie collega De Lucca. Quindi con la nuova disciplina, come abbiamo detto, vi sono modifiche non soltanto alla struttura del colloquio ma anche all'iter di conseguimento del titolo di specialista. E tra le principali novità del nuovo decreto ministeriale vi è anche quella appunto che il titolo di specialista può essere conferito anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile in uno dei settori di specializzazione per come individuati dal nuovo decreto ministeriale. Però in particolare vengono disapprovate le 2 condizioni a cui è subordinato il parere favorevole, ossia l'attribuzione del titolo di specialista a dottori di ricerca o diplomati con master di secondo livello. E diciamo che in tale modo si rischia di attribuire la qualifica di specialista a soggetti che al momento del conseguimento del titolo di dottore di ricerca o del diploma di master di secondo livello non siano neppure abilitati alla professione. Ciao! E proprio in merito a quelle che sono le prospettive e le proposte di rettifica del regolamento, che adesso prende la parola il coordinatore dell'organismo congressuale forense, il collega Giovanni Malinconico. Prego. Buonasera, grazie, molto volentieri ho aderito all'invito a partecipare a questo incontro odierno, ringrazio Antonello e tutti gli organizzatori. E si tratta di un tema assolutamente centrale, ma centrale non solo per il recinto in cui si muove la disciplina della specializzazione, ma per le implicazioni generali che questo tema e il modo in cui è stato affrontato hanno sulla nostra professione. Perciò il ringraziamento è assolutamente sentito e non è oggetto di una formula di rito, come soliamo dire. E mi hanno molto colpito alcune impostazioni di ragionamento di chi mi ha preceduto, perché in qualche modo evidenziano criticità non solo relativamente alla specifica disciplina, ma proprio riguardo alla modalità con cui noi
abbiamo sempre, direi, se non spesso, se non sempre, affrontato la disciplina della nostra professione. Antonino ha ricordato tutta la vicenda di come si sia arrivati alle specializzazioni e diciamo che effettivamente quello della specializzazione è un caso emblematico in cui ritroviamo veramente tutti i vizi di sovvertimento dell'ordine logico dell'affrontare le cose, e parlo in particolare della delegificazione che ha connotato la 247, che demanda larghissimi tratti della nostra disciplina professionale a fonte regolamentare, e a cosa sia successo dell'esperienza che avevamo maturato in passato. Noi venivamo, riguardo alle specializzazioni, da un'esperienza in cui la fonte non primaria era stata a sua volta fonte di lacerazioni, contrasti e contenzioso, e siamo arrivati alla disciplina della 247 che demanda a fonte non primaria la regolamentazione della specializzazione, lasciandola nel campo, aperta nel recinto proprio di ciò che è contendibile, cioè può essere sottoposto al giudizio di un giudice perché disciplina regolamentare. Allora io direi, prima di ragionare su cosa possa essere cambiato, io ragionerei su come possa essere cambiato cosa, e anche prendendo spunto da quell'invito che è stato fatto, cioè che è fatto piuttosto che far male, per carità, fermiamoci un momento e ragioniamo su cosa fare. Allora, in primo luogo io farei un'osservazione: qui non è tanto un problema di operare una moral suasion. Noi come organismo congressuale ci siamo posti ovviamente il problema di cosa fare nei confronti delle specializzazioni, e io vi parlo personalmente da avvocato che ha operato una scelta di campo. Io non sono un professionista che opera su tutte le materie, ho un campo ben preciso, il campo del diritto amministrativo, quindi in qualche modo, se ci fossero le specializzazioni, io probabilmente mi muoverò nel momento in cui saranno attive per conseguire il titolo di specialista. Però voglio anche dire che quando un fenomeno si verifica, i giuristi hanno a volte la tentazione, il malcostume, forse anche l'incultura, di pensare che tutto può essere regolamentato e cambiato per legge. Esistono però delle discipline che studiano la sostenibilità economica ma anche sociale delle scelte normative, e chi le studia sa benissimo che se qualcosa accade di fronte a una innovazione normativa, evidentemente ci sono delle ragioni. Allora, prima di ragionare di moral suasion nei confronti di chi non ha condiviso questa impostazione delle specializzazioni, occorre riflettere su che cosa non va e che cosa non è andato nel percorso che ci ha portato fin qui, e cioè quanto di composizione è stato fatto e quanto non è stato fatto. Allora, non voglio partire veramente a bogo, ma la vicenda della legge 247 è la vicenda di una legge che nasce sotto l'impulso di una spinta contingente. Stiamo parlando delle lenzuolate di Bersani. Chi c'era ricorda che all'indomani delle lenzuolate di Bersani, all'indomani, si corse a cercare di, come posso dire, di arginare un fiume che nel frattempo era già tracimato, e si corse a approvare una legge che in qualche modo dovesse fare da argine. Ripeto, il fiume era già tracimato, però tant'è. E però quella fu una legge che non componeva le tensioni dell'avvocatura, non le ha composte. Tutti i nodi irrisolti sono rimasti irrisolti, tant'è che gran parte della disciplina è demandata a norma regolamentare, e noi siamo qui a lacerarci sulle divisioni anziché comprendere che l'unico modo reale per comporre queste divisioni e andare a delle sintesi, ma che non siano sintesi in cui si chiede a qualcuno di fare un passo indietro, siano delle sintesi in cui si origina dal confronto, dall'ascolto e dal capire che cos'è che non va. Beh, Giovanni De Lucca intanto ha detto una cosa che io credo sia fondamentale.
noi corriamo alle specializzazioni senza averle definite, ma come posso dire, la misura del sovvertimento del modo in cui noi abbiamo agito è data dal fatto che per trovare la definizione di specializzazione noi dobbiamo andare al codice deontologico, che non è nemmeno un atto regolamentare, ma è qualcosa di ancora più difficile da definire sotto il profilo giuridico. Forse c'è qui una indefinitezza di fondo che ci impedisce di trovare delle soluzioni, fino a quando non abbiamo risolto, composto questo quadro e detto a noi stessi cosa sono e perché le vogliamo. Allora, intanto sfatiamo una suggestione, che le specializzazioni non cambieranno la professione. Le specializzazioni, se entreranno in vigore, cambieranno molto la professione, incidendo sui giovani, ma non solo sui giovani. Io sfido qualsiasi gestore di cosa pubblica ad affidare un incarico in una determinata materia al di fuori di un elenco di specializzazioni. Sfido qualsiasi ufficio fallimentare ad affidare una materia, una causa in materia di brevetti piuttosto che in materia di qualsiasi altra cosa, e farlo non nei confronti di un avvocato che sia nell'elenco delle specializzazioni. Ma noi, nel fare questa operazione, nel correre in questa operazione, ci siamo preoccupati di come intendiamo veicolare l'accesso dei ragazzi, dei giovani nella nostra professione, dove li vogliamo formare professionalmente, prima che la specializzazione eroda ogni possibilità di crescita professionale. Lo voglio ricordare, lo sappiamo tutti, la crescita professionale nasce dalla prassi, dall'azione, cioè è chiaro che presuppone la competenza, presuppone aver maturato la competenza di base, essere avvocato, è stato detto, ma poi richiede anche che si scenda nel lagone della professione. Allora, è stato composto questo nodo prima di correre alla specializzazione? Probabilmente non è stato composto, probabilmente ci troviamo di fronte ad un regolamento, quello delle specializzazioni, ancora in tema di sovvertimento, che per larghi tratti erode direttamente materia di disciplina primaria. Non è un regolamento, in gran parte non è un regolamento, e per la materia che tratta e per quello che gli è stato demandato dalla legge primaria, e anche per l'autoattribuzione di questioni che in qualche modo non erano proprie, non attenevano alla disciplina. Ci troviamo di fronte ad un problema. Il problema è che probabilmente occorre intervenire sulla norma, forse occorre, o quantomeno non si può prescindere una riflessione che ci porti a intervenire sulla norma primaria, se non si dovesse arrivare a una composizione del quadro in questo contesto che demanda alla disciplina regolamentare tanta materia. Adesso non voglio tornare su, io vengo a questo convegno dopo aver tenuto una lunga riunione con i delegati congressuali del Triveneto, del Piemonte e della Liguria sui temi che noi chiediamo siano sottoposti alla sessione ulteriore del congresso, ma uno dei temi che noi abbiamo posto all'attenzione dell'avvocatura è quello di una riflessione, un check sulla legge professionale. Quando una legge professionale vuole disegnare l'avvocatura del futuro e non scioglie i nodi irrisolti, non disegna nulla. Lascia all'arbitrio di ciascuno correre dove vuole, nella prateria delle possibilità irrisolte. Credo che sia arrivato, credo, ma lo crede con me tutta l'assemblea, che sia arrivato realmente il momento di andare a mettere le mani sulle questioni di fondo perché l'avvocatura del futuro sia quella che l'avvocatura ritiene di dover essere, anche guardando al nostro tempo. Guardate, noi viviamo un momento di drammatica perdita di centralità della giurisdizione, una giurisdizione inefficiente per 30 e passa anni perde di ruolo nella società, e noi perdiamo di ruolo con la perdita di ruolo della giurisdizione. E allora la specializzazione può essere un'occasione, deve essere un'occasione,
perché in qualche modo dobbiamo essere in grado anche di intercettare dei fenomeni che si stanno verificando al di fuori della nostra volontà, perché vi sono delle grandi realtà imprenditoriali che in qualche modo, se non le certificherà l'avvocatura, troveranno il modo di avere le specializzazioni attingendo ad altri percorsi e ad altre vie. Quindi è sicuramente un istituto che va messo a regime, che va sistemato, ma va sistemato avendo consapevolezza di quelle che sono, di quello che è l'impatto della disciplina delle specializzazioni sulla professione, sui percorsi di accesso e che garantiscono la professione del domani. Noi non dimentichiamo che i ragazzi di cui tanto parliamo e forse su cui tanto poco ci concentriamo, sulle cui esigenze ci concentriamo, e vado poi a chiudere, i ragazzi saranno l'avvocatura del domani. Quando noi parliamo di legge professionale, pensiamo all'avvocatura del domani e pensiamo a quell'avvocatura che abbiamo detto a Catania deve garantire a sua volta la tenuta costituzionale del sistema delle tutele. Allora, sicuramente per pensare a delle soluzioni noi dobbiamo pensare prima che concretamente alla soluzione migliore in assoluto, perché ognuno è convinto che la propria soluzione sia la migliore, noi dobbiamo pensare ad un problema di prassi della ricerca della soluzione, non solo come soluzione migliore, ma come soluzione praticabile in quel determinato contesto, e questo presuppone la composizione delle anime dell'avvocatura in un luogo dove poi si potrà dire che quella è la soluzione che è imputabile alla volontà dell'avvocatura. Occorre un percorso di confronto, un percorso di ricerca delle sintesi dove è possibile ed un percorso di superamento delle antinomie non risolvibili attraverso il meccanismo congressuale di dibattito e voto. Ma vanno ben individuate le antinomie e va accreditato il dissenso. Noi abbiamo come avvocatura per troppo tempo perso la capacità, nonostante sia il pane del nostro lavoro, perso la capacità nelle questioni di politica forense di accreditare l'idea diversa dalla nostra e valorizzarla come elemento di criticità del nostro pensiero, del nostro punto di approdo, per arrivare ad una sintesi diversa. Forse sto prendendo il tema in maniera molto, come posso dire, a volo alto, però quando dal basso non si riescono a risolvere le questioni, evidentemente occorre cambiare la prospettiva, e piuttosto che arrovellarci su quale sia il modello migliore, e nessuno più degli avvocati sa che non esiste un modello migliore in astratto, occorre veramente domandarsi di quale sia il modello più adeguato alla nostra avvocatura in funzione di quello che siamo e in prospettiva di quello che noi vogliamo essere nella nostra società e con riferimento al servizio che possiamo dare al sistema produttivo e alle tutele dei diritti. Altrimenti non ne verremo fuori, e come è avvenuto per le attività prevalenti e come è avvenuto per il primo regolamento, ci saranno altri e altri ancora intermezzi giudiziari e diremo che noi demandiamo al giudice le nostre questioni, ma non possiamo demonizzare chi agisce per tutela di quelli che ritiene propri diritti, altrimenti non saremmo avvocati. Dobbiamo comprendere che per evitare il momento contenzioso occorre avere a regime ben organizzato un proprio sistema di composizione delle tensioni, che non sono di situazioni giuridiche soggettive, ma sono di pensiero della politica professionale, e questo, cioè, per far questo ci sono i luoghi, ci sono tutti gli organismi di governance della professione, dobbiamo riaccreditarli, rivalorizzarli e portare le rispettive idee al confronto con la diversità, altrimenti non ne verremmo fuori. Grazie. Grazie infinite all'avvocato Malinconico, e siamo arrivati alla fine della tavola rotonda. Innanzitutto devo ringraziare tutti i relatori perché si sono tenuti nei tempi che abbiamo dato e quindi siamo riusciti a terminare nei giusti tempi questo convegno. Allora, dopo che abbiamo ascoltato tutte quelle che sono le criticità, le opportunità degli avvocati, adesso direi di dare la parola proprio all'avvocato Francesco Greco,
che è componente del Consiglio Nazionale Forense, se ci vuole dire, insomma, alla luce di tutte quelle che sono state le relazioni che fin qui abbiamo ascoltato, se c'è qualcosa da modificare, sicuramente, cosa si può modificare, cosa intende fare il Consiglio Nazionale e soprattutto quale sarà il futuro di queste specializzazioni. Grazie. Prego la parola all'Avvocato Greco. Grazie. Grazie per avermi invitato. Sento un eco però nella mia voce. C'è un rimbombo di voce, probabilmente ci sono attaccati due dispositivi. C'è una Federica Greco che probabilmente rimbomba, ecco. Ok, a posto, grazie. Francesco, dovresti aprire il microfono, hai il microfono del tuo PC spento, ok. Mi dicevo, mi sentite adesso? No, c'è sempre credo, le... Credo che ci sia Federica Greco, forse... Mi sentite adesso? Mi sentite? Sì. Adesso sì. Sì. Sì, sono entrato col profilo di mio figlio perché come sai tu Antonello, all'inizio aveva difficoltà a collegarmi e quindi ho usato un altro profilo per riuscire ad entrare... e collegarmi. Innanzitutto consentitemi di associarmi ai ringraziamenti che sono stati rivolti all'Ordine di Catanzaro, a tutto il Consiglio dell'Ordine, al Presidente per aver organizzato questo convegno su questo tema estremamente importante, convegno interessante, un tema molto molto importante, perché vedete, io penso che sulle specializzazioni noi probabilmente ci giochiamo parte del nostro futuro di avvocati. L'avvocatura ormai, lo sappiamo, sta attraversando una crisi molto, molto grave, molto pesante, una crisi che opera e interviene su tanti aspetti che riguardano la nostra professione, una crisi economica. I dati che la Cassa ogni anno diffonde su quei diciamo ogni anno in quei rapporti che vengono diramati sono dati veramente estremamente preoccupanti e che non possono non far riflettere l'avvocatura e vorrei dire non far riflettere i consigli dell'ordine che sono gli organi dirigenti dell'avvocatura e che devono cercare di guidare gli avvocati italiani in un momento di grande crisi. Guardate che il ruolo del Consiglio dell'Ordine, io lo ritengo estremamente importante, perché costituiscono tutti quanti gli ordini, ma anche le associazioni, vorrei mettere, la classe dirigente dell'avvocatura, che hanno il compito di cercare di individuare le strade per far uscire gli avvocati italiani da un momento di grandissima crisi che tutti stiamo attraversando. Sappiamo che al di là del momento contingente della pandemia, l'avvocatura era già in crisi. La flessione dei redditi degli avvocati ormai è una costante che negli ultimi 10 anni ha caratterizzato tutti i rapporti che sono stati fatti dalla Cassa Forense sulla base dei redditi che raccoglie dalle dichiarazioni che noi facciamo. Quindi vi è una grandissima crisi economica. Vi è una grande crisi anche della funzione sociale. L'articolo 8... della legge forense che richiama l'impegno solenne che i nostri giovani devono prestare al momento in cui cominciano la professione, richiama appunto la funzione sociale dell'avvocatura, laddove io per funzione sociale individuo quel ruolo fondamentale che l'avvocato deve avere nella società e perché che consente al professionista, all'avvocato, ma anche all'assistito di vedere nell'avvocato la figura di riferimento per tutte le questioni che riguardano il vivere civile. Noi sappiamo che ogni giorno la vita di ciascuno di noi nell'operare quotidiano è caratterizzata da una moltitudine enorme di rapporti sociali che riguardano gli acquisti, tutto quello che noi facciamo, che quindi caratterizza la nostra attività e l'avvocato deve avere un ruolo importante in questa funzione sociale. E poi c'è la crisi, quella che poco fa ha definito benissimo Giovanni Malinconico, la crisi della, della,
del ruolo diciamo, del protagonista della giurisdizione. Una giurisdizione in crisi, come ormai lo è da 30 anni, alla fine mette in discussione il ruolo della giurisdizione e all'interno della giurisdizione anche la figura dell'avvocato. E allora noi dobbiamo preoccuparci di cercare di cominciare un percorso che sia in senso diverso, in senso opposto rispetto a quello che si sta seguendo da tanti anni. Ora io non so sinceramente se le specializzazioni possono essere la soluzione alla crisi grave che sta vivendo la nostra professione, ma in generale le professioni, ma certamente è qualche cosa verso cui non dobbiamo porci in un'ottica necessariamente critica, perché certamente se voi trovare un regolamento che disciplini nel modo ottimale tutti gli aspetti è pressoché impossibile, proprio perché sono talmente tanti e vasti gli aspetti da regolamentare che è impossibile che un regolamento affronti tutti gli aspetti in modo ottimale. E allora bisogna riuscire a far tesoro di quello che si ha e renderlo certamente idoneo e funzionale, innanzitutto cercando di intervenire laddove occorre intervenire. Io ho ascoltato qualche imprecisione poc'anzi, per esempio a proposito dei dottori di ricerca che potrebbero essere riconosciuti specialisti non essendo abilitati. Io non credo che questo sia possibile per il semplice motivo che il regolamento è intitolato Regolamento concernente le modifiche al decreto per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Quindi un dottore di ricerca, se non è abilitato, non può essere specialista. Parliamo di avvocati specialisti. Quindi anche questa è una preoccupazione che non è la prima volta che sento, ma che vorrei dire dovremmo certamente esaminare con maggiore serenità. È un regolamento per gli avvocati specialisti. Chi non è avvocato non potrà essere avvocato specialista e quindi il dottore di ricerca non abilitato non potrà avere riconosciuto il titolo di specialista. Lo sarà come dottore di ricerca, ma rimarrà dottore di ricerca. Ho sentito anche poc'anzi che la commissione per la comprovata esperienza potrebbe essere composta da un solo avvocato. Non credo che sia così, perché l'articolo 6,4 prevede che la commissione è composta da 5 componenti, di cui 3 avvocati, uno nominato dal Consiglio Nazionale Forense e 4 dal Ministero, ma, dice la norma, da 3 avvocati e 2 professori universitari di ruolo qualificati nelle materie oggetto della domanda specifica. Quindi sicuramente ci sono tanti aspetti che noi dobbiamo andare a delineare, a migliorare, però cerchiamo di farlo con un'ottica propositiva, con un'ottica rivolta a migliorare lo strumento che abbiamo, perché vedete, noi andiamo incontro a dei grandi rischi. Diceva bene il presidente Nardo all'inizio che un nostro competitor potrebbe essere l'università, che da tempo stanno cercando di lavorare sulle specializzazioni, cercando di avere l'esclusiva sul riconoscimento del titolo di avvocato specialista o sulle specializzazioni in generale. E allora noi dobbiamo cercare di guardarci dalle università, e questo regolamento, che sicuramente dà uno spazio ampio alle università, forse troppo ampio, ci deve vedere intervenire per ricondurre all'interno dell'albo e dell'avvocatura quelle che sono appunto il riconoscimento di titolo specialista. Ma non è al nostro interno che ci sono i rischi maggiori con riferimento alle specializzazioni, è al nostro esterno. E allora dialoghiamo al nostro interno. Poi vedete, io ritengo che il titolo di specialista può essere qualcosa che ci possa... potrebbe essere qualcosa che ci consenta di migliorare la nostra presenza nell'ambito delle discipline giuridiche. Noi andiamo incontro, presto purtroppo, ad un confronto con un soggetto che non è una persona umana, ma che sarà una macchina. Il tema dell'intelligenza artificiale, che sta prendendo sempre più piede e con il quale saremo prestissimo
costrette a confrontarci, ci obbligherà a mettere sul piatto della bilancia una specializzazione sui singoli argomenti che possa competere con quella che invece i grandi gruppi potentati economici tendono insomma, ad avere come interlocutori, perché la realtà purtroppo è una realtà veramente desolante. Ciascuno di voi avrà avuto modo di verificare che sempre più prendono piede i bandi per i servizi legali non parametrati alla competenza, ma parametrati all'offerta al ribasso delle prestazioni. Il presidente Galletti, che si occupa in modo eccellente di diritto amministrativo, conoscerà bene questo problema dei bandi per servizi legali con un prezzo base, un compenso base messo lì e che prevede poi l'aggiudicazione al minor offerente. Quindi una ricerca della professionalità forense non più legata alla qualità come era una volta, ma rivolta a ottenere il compenso più basso che viene richiesto per aggiudicare l'incarico. E questo è un tipo, a me è arrivata qualche giorno fa, lo raccontavo ad un altro convegno che ho avuto la scorsa settimana, una comunicazione di un grosso comune della provincia di Palermo che mi informava che ero stato sorteggiato nella long list degli avvocati per avere conferito un incarico professionale e mi si chiedeva il preventivo. Quindi io ero stato scelto non perché ritenuto competente in quella disciplina o in quella materia o per la mia esperienza, per la mia conoscenza, per la mia cultura, ma ero stato scelto perché sorteggiato. E allora, siccome la prospettiva con la quale andiamo a confrontarci nel futuro è sempre più rivolta alla ricerca dell'avvocato che si fa pagare meno o alla ricerca dell'avvocato che viene sorteggiato in base a questi criteri che adesso i soggetti giuridici privati o pubblici adottano, noi penso che possiamo contrastare questa tendenza diciamo, sminuire il valore della competenza professionale, forse puntando sulle specializzazioni. E credo che le specializzazioni possono essere anche un tema per intervenire sui compensi, perché probabilmente, ancora non è previsto, ma probabilmente nel momento in cui all'avvocato specialista viene conferito un incarico rispetto all'avvocato che specialista non è, forse i nostri parametri professionali potranno prevedere ovviamente un compenso differente, proprio perché mi sono rivolto a un soggetto particolarmente qualificato, a un soggetto che ha avuto riconosciuto da un organismo esterno, che sarà il Consiglio Nazionale Forense, una qualificazione professionale specifica di alto livello. E allora forse questo ci potrà consentire di intervenire anche sui parametri. Vedete, io da tempo ormai cerco, io sono al Consiglio Nazionale Forense, come sa chi mi conosce da un paio d'anni, sono stato in passato per lungo tempo componente di un consiglio dell'ordine, ma da tempo io cerco di trovare dei nuovi strumenti che consentano appunto agli avvocati di avere nuovi ambiti professionali, perché il tema verso cui noi, classe dirigente dell'avvocatura, noi che oggi abbiamo, insomma, ci occupiamo dell'avvocatura, è quello di trovare nuovi ambiti, nuovi sbocchi professionali per gli avvocati. Per questo penso che le specializzazioni, forse, se utilizzate bene, potranno costituire uno strumento di valorizzazione, uno strumento di crescita dell'avvocato. Ovviamente bisognerà stare attenti a due avvertenze. La prima sarà quella di non inflazionare le specializzazioni. Se tutti diventeremo specialisti, ha ragione il presidente Galletti a dire, poi dovremo creare il titolo di super specialisti, se sarà riconosciuto a tutti, allora avremo vanificato questa occasione. Di contro, dovremo stare attenti anche nell'utilizzo della spendita del nome di specialista, perché noi sappiamo, in altri settori professionali, dove la specializzazione è caratterizzante per la scelta del professionista, che diventa uno strumento diciamo che esclude.
Il campo medico, per esempio, sappiamo, dove la disciplina delle specializzazioni è addirittura è prevista come specializzazione universitaria o post-universitaria, la tende a isolare il professionista nel campo di specializzazione. Noi dobbiamo evitare, ovviamente, che la specializzazione diventi motivo per sfuggire e isolare il professionista in un singolo ambito, anche perché la nostra disciplina non prevede l'esclusività dell'avvocato specialista. Però dobbiamo utilizzarlo in modo accorto, in modo che possa darci nuovi ambiti. E io concludo, non perché voglio essere un difensore d'ufficio delle specializzazioni, perché mi rendo conto che è qualcosa di nuovo con cui dobbiamo confrontarci, però vorrei concludere facendo due considerazioni e due esortazioni, due auspici. La prima è che non dobbiamo aver paura delle novità, noi dobbiamo cercare di confrontarci con la novità, essere sempre restii a qualunque novità che possa con cui possiamo essere chiamati a confrontarci, non fa fare passi in avanti all'avvocatura. Noi dobbiamo cercare di affrontare le novità, confrontarci con le novità e valutarle in base alle possibilità che ci danno. E la seconda è quella rassicurazione che il Presidente Nardo, Vinicio Nardo, all'inizio ha richiamato. Posso dirti, Vinicio, che il Consiglio Nazionale Forense certamente riconoscerà ai consigli dell'ordine il ruolo di protagonista nell'ambito delle specializzazioni. Chiunque abbia in mente di esautorare dal ruolo di protagonista nelle specializzazioni i consigli dell'ordine ha fatto i conti senza l'osso. Le associazioni, che sono ovviamente una componente importante dell'avvocatura, soprattutto le associazioni specialistiche che si dedicano con particolare attenzione ad ambiti specialistici delle professioni, hanno un ruolo significativo, hanno un ruolo importante, ma il ruolo di protagonista non lo potrà avere né il Consiglio Nazionale Forense, non lo potranno avere le associazioni specialistiche, ma dovranno necessariamente averlo i consigli dell'ordine, perché per potersi confrontare e superare quella ricerca che fanno le università di appropriarsi delle specializzazioni professionali, sono soltanto i consigli dell'ordine che possono consentirci di condurre questa battaglia e vincerla e portare la nostra professione ad avere un ruolo significativo. Quindi, Vinicio, stai tranquillo, i consigli dell'ordine avranno, ma non perché sia un regalo che vuol fare Francesco Greco o il Consiglio Nazionale Forense, perché sarebbe illogico che così non fosse, avranno necessariamente un ruolo da protagonista nelle specializzazioni. E questo è qualcosa su cui nessuno può avere alcuna differente opinione, nessuno ce l'ha al Consiglio Nazionale Forense, ma nessuno potrebbe averla, perché non avrebbe veramente senso quella di non dare ai consigli dell'ordine questo ruolo. Quindi io mi auguro che noi riusciamo a valutare le specializzazioni come un'occasione di crescita, un'occasione di recuperare il confronto con tutte le altre componenti che dall'esterno cercano di appropriarsi di settori della nostra attività, delle nostre professioni, e lo facciamo con serenità, dialogando, confrontandoci, chiedendo di intervenire laddove ci sono obiettivamente degli aspetti su cui intervenire in questo regolamento. Io ritengo che ce ne siano tanti e sia opportuno che l'avvocatura unanimemente chieda al Ministero di intervenire laddove occorra andare a modificare il regolamento, però facciamolo non avendo paura delle nuove scommesse con le quali siamo chiamati a confrontarci, o non cercando di mantenere l'attuale status quo che in questo momento non ci dà prospettive di crescita, ma facciamolo cercando di pensare che attraverso le specializzazioni forse l'avvocatura può tornare a avere quel ruolo fondamentale nel confronto con la società civile e con tutte le altre professioni. Grazie. La parola.
Presidente, il microfono, Presidente Talerico. Il mio è aperto. Ah, ok, ha finito. Quindi se allora, vogliamo... Ok. Sì, sì. Due parole soltanto. Innanzitutto ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato oggi, anche perché siamo riusciti a contenere nelle 2 ore e 25 minuti addirittura la durata dell'intervento. Ritengo che gli interventi successivi, naturalmente non mio, che erano più spiccatamente aderenti al dato asettico, normativo e regolamentare, abbiano messo in risalto sicuramente una componente fondamentale. L'avvocatura ha bisogno, per recuperare la sua dignità e autorevolezza, di ridisegnare sicuramente i confini della propria autonomia e indipendenza. Siamo probabilmente l'unica categoria che demanda e coinvolge per le verifiche, sia per l'accesso alla professione, sia oggi naturalmente per la specializzazione, per tutti quei corsi che paradossalmente concentreranno l'attenzione dei corpi universitari a danno di quelle scuole forensi di cui abbiamo richiesto l'istituzione e che forse maggiormente avrebbero meritato margini di spazio non soltanto nel coinvolgimento rispetto agli esami di avvocato per come si prospettava, ma anche e in particolar modo proprio nell'ambito di quelle che sono le dinamiche di corsi di alta formazione rispetto alle specializzazioni. Noi inseriamo nelle procedure di verifica e di comparazione la componente della magistratura, gli universitari, ma l'avvocatura non viene mai coinvolta in queste categorie per valutarli e per giudicarli. Quindi questo è anche un nostro grandissimo limite, quello non tanto di osare, ma di mettere sempre più in evidenza quelli che sono i contorni di un'autonomia e indipendenza che la stessa Carta Costituzionale ci dà, perché l'avvocato è già nella Carta Costituzionale, laddove viene enfatizzato, sottolineato il cosiddetto diritto di difesa, che trova la sua massima espressione proprio nell'esercizio dell'attività professionale dell'avvocatura. Ritengo che all'avvocatura manchi probabilmente quel confronto, quel dibattito di cui oggi noi abbiamo dato dimostrazione possa esserci, perché tanti possono essere gli spunti, non esistono verità assolutamente universali, nessuno ha ragione in assoluto, ma quello che più conta è comporre assieme un puzzle che sicuramente potrebbe offrire e consegnare all'avvocatura non soltanto maggiore dignità, ma quell'autorevolezza che purtroppo sembra mancare nel momento in cui il legislatore interviene su quelle che sono le dinamiche professionali. Basti pensare che siamo stati in grado di impugnare tutti i regolamenti che trovavano la loro fonte, il loro alveo in quella legge professionale che avrebbe dovuto rappresentare l'elisir di ogni male. E in realtà, invece, altro non ha fatto che quella legge professionale, tutti gli atti di gravame e tutti, naturalmente, quegli atti che abbiamo in qualche modo impugnato, evidenziare la scollatura, la disunità, l'incoerenza e le enormi contraddittorietà che ci hanno caratterizzato. Purtroppo il nostro tema e la nostra professione, per quanto tecnica, ha sicuramente delle riflessioni di carattere politico-giudiziario, perché noi siamo una componente essenziale, autonoma e indipendente nell'ambito della funzione giurisdizionale. E questo forse spesso viene dimenticato sia dal legislatore, ma ritengo che venga dimenticato anche dalla nostra classe forense. Dobbiamo iniziare naturalmente a strutturare, a disegnare anche chirurgicamente, con maggiore incisività, quelli che sono i termini di una valutazione politica degli interventi regolamentari, disciplinari e normativi. La vivacità, la forza che viene riconosciuta e che era riconosciuta alla professione forense perde sempre più tasselli, poiché purtroppo siamo sottoposti al vaglio, alla verifica, alla valutazione di componenti del tutto estranee, se non addirittura in antitesi con la nostra classe forense. Ritengo invece naturalmente che gli ordini hanno e dovranno sempre avere un ruolo incisivo e decisivo, ma dovranno trovare la loro perfetta sintesi anche in quelli che sono gli organismi di rappresentanza nazionale, anche perché diversamente avere troppe voci vuol dire naturalmente esprimere delle evidenti debolezze anche quando ci siamo seduti ai tavoli dove si doveva discutere quale soluzione adottare. Io con questo concludo, ringrazio tutti i presidenti, il Consiglio dell'Ordine dei Distrettuali Avvocati organizzerà altri eventi tematici dove verranno invitati naturalmente anche gli altri presidenti degli ordini, perché ritengo che l'esperienza dell'Agorà che aveva intrapreso il CNF
poteva esprimere sicuramente una grande utilità, che purtroppo ha trovato un suo arresto anche per causa dell'emergenza Covid. Ritengo invece utile continuare su questa strada, sulla strada del confronto, perché le diverse esperienze territoriali possono, secondo me, effettivamente condurci ad una soluzione di sintesi a beneficio dell'intera classe forense. Non la chiamo categoria perché ritengo che la nostra sia un'attività intellettuale talmente alta che spesso viene mercificata proprio da questi che sono dei concetti che purtroppo consentono poi a taluni di viziarla o comunque di contaminarla di tratti che non ci appartengono. È vero, e chiudo davvero, quello che manca forse è una più corretta applicazione anche del nostro codice deontologico. Spesso dico io, non manca solo la deontologia, ma manca proprio l'educazione al rispetto degli altri, ma cosa importante, al rispetto delle istituzioni e al rispetto del ruolo che l'avvocato ha nel processo, un ruolo fondamentale, e che è quel ruolo che consente naturalmente la partecipazione, o dovrebbe consentire la partecipazione a un progetto di sentenza, perché siamo noi gli artefici e siamo noi che dettiamo sostanzialmente i tratti fondamentali per una giurisprudenza creativa, o meglio per l'attuazione del diritto, troppo spesso è agevolmente sostituito dai copia e incolla dei nostri provvedimenti purtroppo giudiziari che sovente leggiamo. Grazie, buon lavoro a tutti, buon lavoro a tutte le rappresentanze dell'avvocatura e a tutti i colleghi che ci hanno ascoltato. Il percorso di formazione non valga soltanto per un mero pennacchio, come in sostanza evidenziava Giovanni De Lucca, ma sia veramente il punto di arrivo fisiologico e naturale. Diversamente non avrebbe senso e sarebbe un ulteriore onere e costo per tutti noi. Buona serata. Grazie, grazie a tutti, buona serata. Buonasera a tutti.